Buonasera, buonasera, bentornati, un pubblico sempre più numeroso, sempre più caldo, e chiaramente vanno di pari passo con gli spettatori del San Paolo, perché domenica ce ne saranno almeno 50.000 al San Paolo, che è ancora uno stadio, ve lo voglio ricordare, nonostante venga appellato in tutti i modi, abbia definizioni più o meno eleganti, però il San Paolo è uno stadio, e quindi ne parleremo anche a lungo nel corso di questa trasmissione. Lo faremo con Pietro Lo Monaco. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Grazie di essere tornati. Trovato la strada per venire, sì? Facile ormai, no? Sì, sì, un po' bene, si arriva facilmente qui. Sebino Nela. Buonasera, buonasera. Come pensate, no? Stai bene? Bene, bene. Quasi così. Bene, bene. Stai meglio di quelli che andranno in campo domenica o... No, super... leggermente peggio. Leggermente, leggermente inferiore. Invece vedo, già vestito a lutto, Bernardo Provarone. Buonasera, Bernardo. Ti sei preparato molto bene per l'evenienza, per questa partita. Non ce n'ho bisogno. Non hai bisogno, non hai bisogno. Comunque vada, sarà un successo. Ma sicuramente sì. Ma certamente, perché viva lo sport, viva il calcio. Sono già di base arreso, per cui me la vivo così simpaticamente. Arreso. Sei arreso già di base? Sì, sì. Gaetano ha imparato, tu ce lo vedi che il Fiorentino ha reso di base. E quando si arrendono i Fiorentini? Ormai neanche sull'abbraccio sono al primo posto, hanno vinto 6 partite su 7, un dato mai avuto nella storia della Fiorentina, mai la Fiorentina nella sua storia, è vero, sapevi? È vero. Mai nelle prime 7 giornate di campionato aveva vinto 6 partite. Quindi vediamo anche come però. Ma sì, ma vedremo poi domenica con questo banco di prova fondamentale per entrambe le formazioni. Capiremo, perché lo capiremo, certo che lo capiremo. C'è Marco Giordano per la match analysis. Marco Giordano. Eh sì, siamo pronti a spiegarvi tutto sulla Fiorentina. Abbiamo preparato come sempre tanti video, tanti dati, tutto per farvi capire come gioca questa Fiorentina dei record. E veramente saremo attenti anche a quelli che sono gli umori della tifoseria. In questa settimana ci siamo suddivisi tra un po' sonnacchiosi per le nazionali, perché interessa fino a un certo punto, e poi nelle ultime ore, con questo rush finale verso il botteghino, l'entusiasmo dei tifosi che verrà raccolto da Anna Di Chiara. Buonasera. Buonasera, buonasera a te Raffaele, e invito i nostri telespettatori a interagire con noi. Possono farlo come sempre tramite la fanpage di Facebook, Si Gonfia la Rete, oppure tramite Twitter sul profilo di TV Luna. E questa sera c'è una novità, perché possono interagire con noi anche attraverso WhatsApp e SMS. Il numero è 393 14 14 140. Certo, grazie, grazie Anna Di Chiara. E chiaramente vi aspettiamo numerosissimi, con domande, proposte, illazioni, considerazioni, biglietti da chiedere a... No, io non ho imparato a conoscerti, anche a volerti un discreto bene, rimango sul discreto. Sì. Però sono pronto. Ti allargare troppo, va bene, non partecipo a questa trasmissione se non tiri fuori Pasqualina e Marta. Vero, ma dove stanno? Dove stanno Pasqualina e Marta? Non lo so, non le vedo. Stanno dormendo. Mandatele a chiamare immediatamente. Ma che dormendo? Ma fate pre, ma venite qua, ma venite qua. Buonasera. Ma veramente stavate dormendo? Sì, io sono venuta qui così, direttamente da casa, mi hanno svegliato. Dico, perché ma la settimana di sonno ho sbagliato, porta detto sonnolenza. Sì, una settimana un po' noiosa. Ma che pigiami vi siete messi adesso? Sì, sì. Guarda che pigiamino che ho stasera. Ti piace? Ma insomma, siamo abituati a vedervi in altro modo. E vabbè, noi stasera volevamo essere un po' buccia di frutta. Buccia di frutta, direi sì, sì. Buccia di frutta. E quindi tutte quelle che si mettono addosso il pigiama così diventano belle come così noi. Certo. Quindi questo è un bel avvertimento per tutti gli uomini in questo momento. Perché vuol dire che non siamo sexy? No, io non sto dicendo niente, però sappiate che se le vostre donne indossano questi pigiami diventano così. Confermato? Sì. Ma andate a vestirvi, per favore, per favore. No, non siamo anche dei collegamenti esterni. Saremo in Toscana, entreremo in futuro remoto a Piazza del Plebiscito con Massimiliano Guerriero, ma lo faremo giustamente quando? Quando? Tra poco. Tra pochissimo. Restate lì, tra poco. Bentornati a Si Gonfia la Rete su TV Luna. Per favore,
posso sentirvi un po' più caldi, ovvero che avete visto le ragazze in pigiama e quindi vi siete un po' addormentati. Facciamo un po' di calore, vero? Eccolo qua. Calore vero che vedremo subito con queste due formazioni, probabili formazioni che vediamo subito, noi ce le abbiamo, per avere i vostri commenti a tal proposito. Comincio da Pietro Lomonaco. Entriamo subito in argomento. 4-3-3 contro un... contro un che? 3-4-2-1. 3-4-2-1, gioca così la Fiorentina? Tu sei convinto che Sosa abbia lo stesso modulo anche per Sarri? Assolutamente, no, la Fiorentina gioca così, questa enfatizzazione di che la Fiorentina cambia 20.000 moduli durante una partita di gioco è solo enfatizzazione. Mi ricordo tantissimi anni fa. Se subisce o meno tatticamente. Ma a seconda della fase di gioco, tantissimi anni fa un grande tecnico mi disse: amico mio, i moduli sono tutti uguali. Quello che cambiano sono le mille sfaccettature all'interno di un modulo. Se la Fiorentina si difende e Borja Valer rientra a centrocampo sul centro sinistro e Ilicic si incolonna con Kalinic, è chiaro, e i due esterni si abbassano sulla linea di difensore, è chiaro che diventa un 5-3-1-1. Quindi, ma non significa anche, che cambia. Anche una difesa a 4 poteva fare un 4-2-3-1. C'è una scelta specifica. Lui, Pietro ha detto una cosa giustissima. In questa situazione Alonso è un po' un perno... È l'ago della bilancia. Sì, perché comunque chiaramente nella fase difensiva si abbassa, però diventa una linea di 4 precisa. Con l'Atalanta era 4 in difesa. Con l'Atalanta era 4. Infatti rimane a metà del guado. Con il Bologna ha messo 5 a centrocampo, pure i magazzini erano quasi 8. Erano quasi 8. Ha vinto 2-0, ha tirato 3 volte in porta. E il Napoli invece, Sebino, si sta preparando in maniera molto capillare, perché il tecnico Maurizio Sarri sta studiando, ha visto... circa un migliaio di minuti di partite della Fiorentina. Troverà il punto debole, no? Tu lo conosci già? Beh, sì, trovare il punto debole, non dico che sia fondamentale, ma insomma, quando si studia un avversario è certamente una cosa di rilievo, una cosa importante. Sono d'accordo sui sistemi di gioco e mi rifaccio sempre al vecchio Lucescu, che dice il sistema di gioco lo determinano i miei giocatori in quel momento. Come si adattano alla partita, certo, all'avversario, l'approccio alla partita. Quindi sì, la Fiorentina può giocare in molti, molti modi. Poi, come dico sempre, per fortuna, la differenza la fanno i singoli. Esattamente. Questa vogliamo vedere la Fiorentina come si difende e come subisce gol, Marco Giordano? Qualche video relativo alla Fiorentina, perché i 4 gol subiti dalla Fiorentina in campionato possono letteralmente essere racchiusi in poche caratteristiche che possiamo vedere... Vi prego di fare un altro applauso a Pasqualina e a Marta che sono tornate. Adesso è giusto che vi facciate vedere come era normale che vi aspettassi. Ma prego, una sfilata anche per voi in condizioni... Io me ne vado perché sennò si spegne la TV immediatamente. Eccole. Quanto dura così, questi non sono dei capi, ma sono dei capi da qui, questi qui. Prego. Stavamo dicendo, è stato esaustivo Marco Giordano nella valutazione di come la Fiorentina difende e come subisce gol? Guarda, è meraviglioso, l'unico appunto dovrebbe mettersi una cravatta, perché il ragazzo non sembra ti piace che si stia così un po' approfittando della situazione. Ma lui è un detto operaio questo della TV. Che cos'è lui? Un operaio della TV, va bene. Entra in campo così. No, va bene, sono sempre cose interessanti che poi ripetiamo, noi le guardiamo, ci divertiamo, poi gli allenatori invece ci studiano sopra. Ma questa sosta, perché si dice che la sosta fa male, a qualcuna fa dormire. A chi vince come, sì, a chi perde fa male. Ultime due soste. La Fiorentina nelle ultime due soste, dopo ha ripreso e ha vinto, quindi c'ha questa cabala che è favorevole. Quindi il Napoli deve temere questa sosta. Ma io penso che sono le cose relative, perché oggi per esempio la Fiorentina ha provato Pipito Rossi, sta facendo valutazioni, forse potrebbe rientrare Babacar. Secondo me, più che la sosta è capire se ritrovano il bando della matassa mentalmente. Tornare dalla nazionale non sempre mentalmente sei concentrato, però... Così, Pietro, quando torni alla nazionale qualcosa la perdi, però ma se prima guarda, funzionava, Raffaele, perché non deve funzionare relativamente anche, perché stiamo parlando di una squadra che in questo momento è prima in classifica, va sulle onde di un entusiasmo notevolissimo. C'è da dire solo questo, che domani, domenica, è una partita bellissima da vedere, perché giocano le due squadre più in forma del momento. Tra l'altro due squadre che, per come sono messe in campo, sia l'una che l'altro
hanno delle situazioni che possono impensierire l'una e l'altra. Quindi diciamo che in ipotesi, Bernardo, è una partita che dovrebbe far divertire molto, anche se in genere le gare molto attese poi o finiscono 0-0 o finiscono male, perché non si gioca così come la gente si aspetterebbe. Percepisco poco di bloccato. Per me sarà una partita proprio bella, piena di tanti bei giocatori. Dall'altra cosa, oggi per radio avete fatto una domanda, se può essere la partita della verità. Sì. Secondo me, tatticamente, per come gioca la Fiorentina, con la posizione che è nuova, che Boccia Valerio sta occupando, andrà ad agire in quella zona del campo dove il Napoli aveva problemi e ha frenato la partenza. La verifica, secondo me, sarà molto tattica per capire come, nell'occasione, se torneranno a fare i vecchi errori e soprattutto come si adopererà su Boccia Valerio, perché sta facendo un campionato spettacolare ed è l'uomo che ha fatto la differenza. Assolutamente sì, quest'anno è tornato a giocare però, prima. Le condizioni sono diverse, cominciano tutte e due per vincere tutte e due la partita, poi una si può accontentare. Che sarebbe la Fiorentina. Certo. E il Napoli invece deve assolutamente... Per dare conferma al buon campionato che sta facendo, superi uno scoglio come il Napoli, quindi anche un pari per loro andrebbe chiaramente molto bene. Però tu ce lo vedi Sosa che viene prima... Infatti ho detto, più vai avanti col minutaggio, già nel secondo tempo, se sei pari, insomma, chi si può accontentare... Anche se parla di pressione quasi sbagliato, però insomma, voglio dire, alla fine si parla tanto... giustamente di questo spettacolo Napoli, però la Fiorentina ha diversi punti in più, è prima in classifica e certamente il pareggio fuori casa al San Paolo sarebbe un risultato positivo sia per mantenere la distanza in classifica e per poi comunque continuare su una linea di consapevolezza importante, che questa è una squadra che ha bisogno di questo tipo di iniezione. Tra l'altro ricordiamo anche che il Napoli ha il miglior rendimento di questo campionato, nel senso che è la squadra che da più tempo non perde una partita, ovviamente. Incrociamo le dita. Che volevi aggiungere, Marco? I presupposti della partita spettacolare sono anche nei numeri, perché Napoli e Fiorentina sono due delle tre squadre che tirano di più nel nostro campionato. Il Napoli fa 17,6 tiri a partita, la Fiorentina ne fa 14,1. Però la forza vera di questa Fiorentina, e qui il Napoli dovrà essere bravo ed è per questo che Sarri sta studiando con grande attenzione la Fiorentina, è nella capacità della Fiorentina di non far tirare verso la porta difesa da Tatarusciano, perché sono appena 8 per partita i tiri subiti dalla Fiorentina. Nessuno in Serie A fa meglio della Fiorentina, la stessa Juventus e via via tutte le altre. Il Napoli subisce ancora un po' troppi tiri, ne subisce 12,3 per stagione, però se sei d'accordo, Raffaele, dopo torniamo su un confronto statistico sulle difese. C'era Sebino che voleva aggiungere qualcosa. Non sono totalmente d'accordo, perché tirare tanto in porta potrebbe essere anche un demerito di una squadra, nel senso che non hai, in porta è previsto, non hai alternative. Anche quello deviato o quello, a volte non hai alternative, non allora si tira in porta, quindi questi numeri sui tiri. Però l'altro dato che permette pochi tiri all'avversario, secondo me, è proprio la fotografia perfetta di perché la Fiorentina sta in testa alla classifica. Lo ha fatto dalla prima giornata di campionato, e poi ci aggiungi la parentesi di Milano dove il portiere si è fatto autogol e si chiariscono tante cose. Non è una brutta squadra, per l'amor di Dio, però va valutata, secondo me, più oro colato quello napoletano. Anche se questo Fiorentino non c'è nulla da dire, qualche punto in meno però che l'ha fatto ultimamente il Napoli, secondo me qualitativamente è migliore. Ma la Fiorentina è una squadra che ti gioca a pelle, come si suol dire in gergo, perché ti si incolla addosso. Guarda, io c'ho accanto, per quanto mi riguarda, il miglior dirigente italiano per numeri. Credo che ci sia un tentativo, un avanzo professionale. Io sono una persona molto schietta, ti dico cosa penso. Noi avevamo un allenatore l'anno scorso, che è un allenatore che questo signore qui è andato a prendere dai giovanissimi della Roma e l'ha messo in panchina a Catania, e da lì è nata la storia di Montella. La Fiorentina di Montella aveva, e vengo a quello che diceva prima Gaetano, aveva una forma di gioco molto differente. Sì. Oggi c'è una difesa che gioca altissima e per cui si gioca sul fuorigioco tantissime situazioni di partita, per cui anche quello comporta una limitazione nel offrire la possibilità di tirare in porta. E poi c'è questo dato strano per me: l'anno scorso la Fiorentina in casa soffriva tantissimo a livello difensivo, quest'anno non riesce a prendere gol in casa, per cui dovreste cercare di approfittare forse. Assolutamente. Di Pietro, se dovesse importunarti, fammi subito, alza la mano immediatamente che io gli faccio sedere Pasqualino, così si allontana dall'altra parte. Dico, se
Se fai sette Pasqualina ci si stringe tutti. Ci si stringe tutti. Ma facciamo un rinvio. Andiamo a Piazza del Plebiscito, dove abbiamo mandato un guerriero, un vero guerriero, fisicamente, moralmente, strutturalmente. Eccolo qua. È lui il guerriero, è Massimiliano Guerriero. Guardate, eccolo. Che guerriero. Buonasera, Massimiliano. Tra l'altro è scortato. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti gli amici di Si Gonfia la Rete. Siamo qui in piazza Plebiscito a futuro remoto. Da stasera e per altre due serate il Festival dell'Innovazione, il Festival delle Scienze che accorcia le barriere. Insomma, un connubio tra uomo e macchina, come si avvicinano. No, Raffaele, mi hanno accorciato in culla dalla nascita. Non ho bisogno di modificazioni, niente, Raffaele. Assolutamente. Dai, Massimiliano, sentiamo l'umore di questa Raffaele, piazza. Raffaele, qui siamo anche per parlare di calcio, ovviamente di Napoli. I calciatori, i presidenti, gli allenatori, sempre più social, sempre più interattivi. Sì. Con noi dei tifosi e poi c'è anche una chicca, Raffaele. Sì, ti ho trovato subito. Che non è una chicca, che si chiama Francesca. Che però ti svelo tra 30 secondi. Vai. No, assolutamente. Vai, senti. Allora, ragazzi, Sarri, parliamo di tecnologia. Sì. A che smartphone assomiglia? Ma io direi un tipo di innovazione nuova, tipo le uscite dei nuovi cellulari, tipo un iPhone nuovo oppure un Samsung nuovo. Più che altro prima sembrava più un Nokia all'antica, quello là che non si scaricava mai, Motorola. Sì, uno di quei telefoni duri a morire, il Motorola mi consigliano da studio. E invece con te, futuro remoto, il Napoli può essere come il futuro remoto, ripercorrere i tempi di Maradona? Ma io me lo auguro, perché comunque un argentino fortissimo ce l'abbiamo di nuovo, ormai sogniamo, Sarri ci fa sognare dopo aver un pochino all'inizio farci un po' patire, però adesso sta uscendo il gioco e quindi noi ci stiamo godendo adesso. Va bene, Massimiliano, invece spero, parlavamo di Sarri. Spero che dopo ci procurerai qualcuno un po' più sveglio, un po' più dinamico, sì, che ci parli anche della partita e non soltanto dello StarTAC del Motorola e degli altri gestori. Ci stavo arrivando. Sì, sì, ci arriviamo arrivando. Dopo allora, dai, torniamo presto a Piazza del Plebiscito. Okay, ci vediamo però dopo. Adesso andiamo a parlare di una partita nella partita, quella tra De Laurentiis e Della Valle, soci in affari, amici fuori dal campo, mentre domenica che cosa saranno? Il mio miglior nemico, è vero Bernardo? È così? Il mio miglior nemico, che ti ricorda? Un film di De Laurentiis. Sì, sicuramente sì. Ma mi ricorda anche uno striscione che hanno fatto i tifosi del Napoli. A chi? A noi fiorentini dopo, di recente, dopo quella bruttissima notte di Roma. È vero, hai ragione. E si parlava anche lì di nemici, ma si parlava di rispetto. Certo, è stata una frase che ho apprezzato molto, sinceramente. Sono i due presidenti innovatori del calcio italiano? Sono due presidenti che secondo me hanno tentato di intraprendere una strada abbastanza simile. Non c'è tutta questa somiglianza secondo me nel loro modo di operare. Della Valle io faccio fatica a immaginarli in questo calcio. Quella che è la loro però visione. Si staglia lo scudetto dentro di loro. È un po' diverso. Si staglia lo scudetto? Due ottimi imprenditori, due ottimi presidenti, società sane. Due caratteri molto diversi, uno mi piacerebbe vederlo anche in politica. Quale dei due? Della Valle. Della Valle. Secondo me ha delle buone capacità per intraprendere una nuova carriera. Però tanto di cappello, insomma, questi due presidenti. Anche due fortunato, signori. Pietro, quest'anno, perché mi pare che la Fiorentina avesse un progetto di deminuzio rispetto al passato, invece si è ritrovato in classifica. Sicuramente. Tra l'altro, come presidenti sono totalmente diversi. Uno delega molto Della Valle, l'altro è un grandissimo accentratore. Sì. Di conseguenza sono totalmente diversi. La Fiorentina anche col fatto che ha fatto una scelta importante, quella di rinunciare a un allenatore che aveva fatto bene a Firenze e che in qualche modo aveva
era anche amato dalla piazza, è stato un gesto forte come società. E quindi vuol dire che la società ha una sua essenza, un suo modo di essere. Ed è una cosa importante. Questo si è rivelato un fattore importante anche nella scelta dei giocatori che sono andati di Kalinic, parliamoci chiaramente, non lo conoscevano in tanti. È arrivato lì, sì, e sta dimostrando di essere un signor giocatore. È costato anche e poi aver pochino. Puntato sulla squadra praticamente degli ultimi due anni, una squadra che ha un suo modo di essere, una sua fisionomia, sì, una sua identità già da un paio d'anni. Queste sono cose che si sono rivelate vincenti in questo inizio di campionato. Ecco, Marta, secondo te qual è l'essenza del Napoli? L'essenza? L'essenza, sì. È lo spirito. È lo spirito? Sì, perché diciamo i napoletani hanno una carica particolare, quindi unica a sé. Unica. Essenza unica. Sì. Può essere un marchio di un profumo pure. Essenza unica. Non lanciamo adesso. Marco Giordano, Kalinic che fa? Kalinic fa un sacco di cose, però prima di andare su Kalinic vorrei mostrare a tutti quanti, già che si parla di... Andiamo prima su Kalinic, fammi la cortesia. Perché abbiamo parlato di Kalinic, vogliamo vedere un attimo questo calciatore che cosa fa. Perché acquistato a 5 milioni, quasi Bernardo, a Firenze c'era un po' di subbuglio. Che dobbiamo fare con Kalinic? No, ma non era Kalinic il problema, era che se n'è andato un allenatore, come giustamente diceva Pietro, a cui la città si era tremendamente affezionata, tre quarti posti in tre anni, e se ne sono andati dei giocatori molto importanti. In quel momento c'era un silenzio quasi assordante, la proprietà non esisteva. Ha giocato tre volte contro il Napoli, Kalinic. Città è successo un po'. Vediamo come gioca. Sì, perché non solo segna Nicola Kalinic, ma è anche un uomo incredibilmente bravo nello scambiare il pallone con il centrocampista che gli viene incontro e a fare il movimento che consente alla Fiorentina di alzarsi. Allora vediamo il video che abbiamo preparato. Bene. Allora Kalinic abbiamo visto come gioca, quindi anche Sarri avrà individuato le sue potenzialità offensive. Però Anna Di Chiara, tu ci ricordi come è possibile interagire con noi? Adesso vi spieghiamo perché. Certo, Raffaele, i nostri telespettatori possono interagire con noi tramite la fanpage Si Gonfia la Rete oppure tramite il profilo Twitter di TV Luna o anche tramite messaggi oppure sul numero 393 14 14 140. Ecco, e questa sera torna il gioco Indovina Cosa. Pasqualina, tu sei la prima che dovrai... Ebbene sì. Ecco, col pennarello magico. Serve un pallone, però. Ce lo lanciate un pallone, per favore? Vediamo. Aiuterò i nostri tifosi a vincere i famosi biglietti per Napoli-Fiorentina. Qual è il quiz di questa sera? Il quiz è il risultato di questa famosissima, aspettatissima partita Napoli-Fiorentina. Allora, con un po' di suspense, io ti consegno... Il pallone azzurro, una musica di sottofondo. Mi beccate sempre. Mi raccomando, non far capire qual è il risultato. Lei ci rimane molto male. Sì. Se sbirciate, non dovete. Avete già visto troppo. Non si capisce. Fai presto, altrimenti finisce anche la partita. Ok, ecco. Io ho scritto il risultato. È scritto il risultato. Secondo me che risultato ha messo? Posso dirlo? Io lo indovino. No, devi dire vittoria, pareggio o sconfitta. Ah, vittoria, vittoria. Vittoria del Napoli. Vittoria del Napoli. Chi lo sa, non lo so. Chi lo sa, tu lo sa. Fortuna. Chissà. Chi lo... Al lo nostro so. Napoli, ai nostri giocatori, ai nostri tifosi. C'è già qualche risposta, Anna? Perché... Spero di portare fortuna, vuol dire che ha messo la vittoria già. Beh, certo, credo che Pasqualina non arrischierebbe proprio un risultato diverso. Una napoletana, quindi può essere anche che per scaramanzia io non abbia messo la vittoria. Mai dire mai. Ma ha dormito molto, Marta. La vedo un po' strana questa sera, Pasquale. È un po' influenzata. E quando sei influenzata sei così bene. E su questa battuta di Gaetano Imparato direi che possiamo anche fermarci, Gaetano. Sì, sì. Raffredda i bollori, Spinti. No, volevo dirti una cosa. No, che cosa? Dobbiamo andare in pubblicità. È una cosa rapida. No, raffreddiamo i bollori. Raffreddiamo i bollori, andiamo in pubblicità. Rieccoci di nuovo, buonasera, qui il dibattito si accende, ferve. Gaetano Imparato, ricomincio proprio da te perché volevi dire qualcosa... Prima. No, il fatto della Valle come imprenditore, sì, una cosa che mi ha colpito, quando sì, giustamente diceva Provaroni il silenzio assordante, ha avuto la capacità e la fermezza, la freddezza di non farsi strattonare per la gioia. Sì.
Questi sono i presidenti che secondo me meritano sempre un'attenzione particolare, se soprattutto poi dopo vincono, fra virgolette, con questa pazienza. Certo. Poi potrebbe non succederà niente. E un'altra cosa va detta, non dimentichiamo l'ingresso traumatico dei Della Valle, che sono grandi imprenditori, si sono trovati in un momento del calcio ladrone, ci hanno lasciato le penne e se ne sono usciti alla grande. Un altro imprenditore, una situazione del genere, avrebbe chiuso baracca e burattini e se ne sarebbe andato. Quindi sono dei cazzotti in pieno viso che hanno preso, stanno lì, stanno continuando a fare. Secondo me il calcio ha bisogno di queste persone. Vogliamo capire come spendono i soldi Della Valle e De Laurentiis? Monte ingaggi, tutte queste cose qui. Marco, c'hai qualche numero? Eh sì, perché è molto interessante quello che viene fuori come resoconto degli ultimi 2 anni e mezzo, quindi le ultime 2 sessioni di mercato, più l'ultima che si è svolta estiva nel 2015, tra entrate e uscite di mercato e anche i bilanci di queste due società. Mettiamole immediatamente al confronto venendo al touch. Il Napoli ha speso 172 milioni in cartellini tra il 2013 e il 2015, compresa questa sessione. Ne ha guadagnati 109, ha il 16° peggior saldo al mondo, cioè solo 15 squadre al mondo hanno speso più del Napoli. Il Napoli è sotto di 62,59 milioni di euro. La Juventus ha speso meno, 51 milioni e 58. La Fiorentina ha il 202° saldo positivo al mondo, perché è in attivo di 15 milioni considerando lo stesso lasso temporale. E anche il Monte Gaggi parla chiaramente a favore delle spese fatte da De Laurentiis. Stagione 2013-2014, 74 milioni spesi dal Napoli, 60 dalla Fiorentina. Stagione 2014-2015, 70 milioni spesi dal Napoli, 56 della Fiorentina, che continua ad abbassare. In questa stagione qui il Napoli è tornato ad alzare il Monte Gaggi, di nuovo 74 milioni, la Fiorentina l'ha ridotto ancora, arrivando a 46. Tutto chiaro, benissimo, non si è capito niente, va bene lo stesso però. Abbiamo capito, tu hai capito qualcosa, Pietro? No, ho capito qualcosa, però sarebbe stato interessante che aggiungesse la voce ricavi. La voce ricavi è importante. Ricavi, perché globali. Però possiamo dire che comunque sono due società che si stanno comportando in maniera non dignitosa. Di più, a fronte di altri club che stanno spendendo senza ottenere risultati. Sono le due società che più degli altri stanno rompendo le scatole ai grandi club. Milan, Inter, Juve, storici, poi scusami, momenti loro particolari. Gaetano, però non, io non lo posso. Cioè, nel caso della Fiorentina, sì, ma nel caso del Napoli, se mi dite che stanno rompendo le scatole, scusa, il Napoli è un grande club. Il Napoli è un grande club. E chi lo gestisce? Ma chi lo gestisce ha il dovere di ragionare e agire. Cioè, si sta riprendendo la posizione che doveva avere. Purtroppo non ce lo dimentichiamo, non per reminiscenze, pochi anni fa era in C. Quindi questa salita a razzo la sta portando a fare una cosa che dall'aula del tribunale, quando è uscita quella sentenza. Cioè, pensare che già stava a certi livelli negli ultimi anni, qual è la statistica? Questa da Napoli la sapete meglio di me, è quella che più degli altri ha militato in coppe internazionali, ha fatto. Il Napoli è quindi la società, voglio dire, cioè, sono da 6 anni a questa parte è l'unica a frequentare le coppe europee. Se non ci fossero squadre così, società così, quelle tre con i loro problemi sarebbero andate avanti tranquillamente. La Juve è andata, ma le altre due. Tornando invece alla questione strettamente tecnica, io mi sento di dire, Bernardo, che sono due gestioni illuminate, imprenditoriali e anche un po' fortunate, perché tu dimmi se all'inizio di questa stagione con Paolo Sosa in panchina immaginava la Fiorentina di trovarsi lassù. Lo stesso discorso vale per il Napoli e per Sarri, al quale abbiamo dedicato questa slide che racconta, mi ricordo un vecchio film, non so, film horror di una quindicina di anni fa, dal tramonto all'alba, il sorriso radioso di Sarri che prende il posto dell'aspetto rabbuiato. Pietro, è solo fortuna o è lungimiranza di individuare in un uomo la possibilità? Non è assolutamente fortuna nel caso di Sarri. Sarri ha dimostrato una grandissima intelligenza e una grandissima umiltà, perché era partito cercando di imporre un suo credo calcistico. E si è reso conto che a un certo punto quel credo calcistico poteva portare solo cose brutte. Quindi ha ridato equilibrio a una squadra che necessitava di giocare in quella maniera. E la squadra si è ripresa come d'incanto. Quindi lui ha avuto l'umiltà di accantonare le sue idee, di mettersi al servizio della squadra. E quindi bisogna dargliene atto, assolutamente. La grande bravura, diciamola, anche ai napoletani. Perché i napoletani, per quanto si incazzino nei periodi di crisi all'inizio del campionato,
sfido chiunque a dire che i napoletani se l'erano presa solo con Sarri, anzi avevano capito qual è la situazione. È stato bravissimo Sarri, ma è stato anche aiutato dal fatto che i napoletani hanno capito un allenatore in difficoltà, ha risolto subito e non c'è stato nessun problema. In un'altra piazza, a Roma per esempio, dove ci sono allenatori che fanno cose buone, vengono criticati pure dopo la vittoria. E questo è un merito che io ai napoletani voglio dare. Perché? Perché è facile da fuori, i napoletani criticano, vogliono, però quando si sta sul pezzo della città e si vive il calore, si deve dare atto di questo, perché i napoletani erano scettici, ma avevano puntualizzato bene, avevano capito qual era il problema. Gaetano, un altro aspetto importante. Cioè il polso della gente, le radio sono qualcosa di eccezionale, ti fanno sentire il polso della gente. E io rimanevo allibito quando si diceva, ma che se ne sanno quasi più, non più di noi, perché noi siamo ogni giorno sul pezzo, però hanno fotografato. Ma infatti le Napoli vecchio, i napoletani vecchi che dicevano cose che perché non ci stavano in radio, non esiste più. E tu senti delle disamine per radio, no, sono d'accordo con te. Le ASL si stanno svuotando perché il polso glielo sentiamo noi ai comunque tifosi, bisogna saperlo. Bisogna anche dare atto alla società che in un momento criticissimo non ha fatto altro che rafforzare la posizione dell'allenatore. È vero. Non ha assolutamente messo sulla graticola l'allenatore, ha detto è il nostro allenatore, puntiamo su di lui, abbiamo fiducia in lui. Questo è un segnale forte, un segnale che il calciatore lo sente, però, e lo sente anche la piazza. Però per onore di cronaca dobbiamo anche dire che questo, diciamola tutta, è un errore anche della società. Nel momento che prendi Rafa Benitez perché vuoi internazionalizzarti, E poi si scende per modo di dire, insomma, si fa una scelta come quella di Sarri. È chiaro che c'è scetticismo nella gente. Poi cominciano le partite e dice, fermiamoci un attimo. Altro che Benitez, cioè questo è tanta roba, ma però sulla fase iniziale hai detto una cosa perfetta, nel senso che è chiaro che la confusione iniziale, va bene, è stata la società stessa a darla, certo. Perché non si può passare dallo strombazzare determinati programmi con un allenatore internazionale per poi arrivare a un allenatore che il suo excursus è stato essenzialmente in C e in B. Quello quindi, ha portato scetticismo. E chiaramente ha portato scetticismo, è stato un messaggio sbagliato. Certo. Però poi dopo c'è il campo, c'è il vissuto. Quello. L'allenatore è arrivato, è partito in una certa maniera, ha subito le contestazioni, ha corretto il tutto e oggi il Napoli, stando a quello che fa vedere il nostro campionato, è la squadra che si propone con più autorità. Avete parlato di Sarri e di Benitez, c'è un dato che ci rappresenta questo cambiamento repentino e senza dover stravolgere poi nulla nell'organico, o no Marco? Assolutamente così Raffaele, andiamo a vedere quelli che sono stati gli errori difensivi commessi finora, quantificati dal portale squavka.com. In questa speciale classifica di errori difensivi commessi dalle squadre finora, la Roma è quella che è messa peggio, perché ha fatto in 7 partite di campionato 5 errori difensivi, sia individuali che di reparto. Scorriamo la classifica, lo facciamo con voi. C'è il Napoli con un solo errore difensivo commesso in questo abbrivio di stagione. Lo scorso anno la storia è completamente diversa. Dopo 38 partite di campionato, il Napoli era secondo in questa classifica per errori commessi, alle spalle solo del Genova furono ben 19 gli errori sia singoli che di reparto commessi dai giocatori del Napoli. Quindi diciamo che potenzialmente il Napoli non potrebbe commettere altri 18 errori nelle prossime partite, perché il dato è legato a tutta la stagione, quindi è simbolico ma comunque non rappresentativo al 100%. Tanto non penso che il Napoli abbia commesso in fase difensiva un solo errore. Pure io pensavo all'inizio. Quindi è un dato molto ottimistico, bisogna capire. No, magari valutano errore difensivo qualcosa che non è poi completamente... La cosa bella sai qual è? E là si vede il lavoro, che una linea difensiva... Ripeto, non ci si difende mai solo con la linea difensiva, ci si difende con tutta la squadra. Questo l'abbiamo detto diverse volte. Una linea difensiva che è di valore tecnico individuale non eccelso sta migliorando di partita in partita, quindi sta migliorando tutto l'assetto di squadra e il Napoli non concede tantissimo. Ti fa piacere salutare un tuo collega che ha vinto lo scudetto con la Roma 2000-2001? Oh. Perché no? Lo vuoi salutare veramente? Non ci posso credere. Fabrizio Lucchesi, buonasera, in diretta da Pisa. Eccolo là. Buonasera. Sono felicissimo di stare con voi, ma
mi hai messo una curiosità. Io ho sentito un po', un aereo collegato, ma non il video, è un po' disturbata la linea, non ho capito, non ho riconosciuto la voce, ma ho condiviso molto quello delle affermazioni dei tuoi ospiti. Ma chi c'hai in studio? Ti faccio un rapidissimo excursus. Innanzitutto abbiamo Pasqualina e Marta, che immagino tu non possa vedere in questo momento, ed è meglio. Poi chi parlava poc'anzi, ma mi fido di te, chi parlava poc'anzi è Pietro Lo Monaco. Conosci ecco Pietro? Perché capisce tanto di pallone. Ecco perché capisce tanto di pallone. Ecco, capisce tanto di pallone lui. Mamma mia, qui siamo davanti a uno di quelli dei più bravi, dei più bravi. Un ex calciatore della Roma e del Napoli, Sebino Nela, ti dice qualcosa? Direttore. Mamma mia, ciao Sebino, se avessi il tuo ciuffo Sebino vivrei di rendita tutta la vita. O si può essere perfetti, direttore. Ha esaltato molto le tue qualità di calciatore, ho notato. Bene, mi fa molto piacere. Poi abbiamo un fiorentino doc, un procuratore, un agente FIFA, Bernardo Brovarone. Ciao Fabrizio. Oi, che tu fai, Bernardo Brovarone? Ciao Bernardo. Ciao Fabri, buonasera. Mannaggia, non ci vediamo a Firenze, ci vediamo a... con un collega della Gazzetta dello Sport che tu presumo conosca bene perché seguiva la Roma, Gaetano Imparato. Oh mamma mia, che bello Gaetano, che piacere sentirlo dopo un po' di anni. Che bella gente. Mi sono messo d'impegno, sono ingrassato un altro po'. Ma da presidente succede in genere quando uno diventa presidente, perché tu sei il presidente del Pisa adesso. Ma io sono un presidente prestato per motivi tecnici, perché per dare operatività alla società, quando abbiamo fatto il passaggio di proprietà, era la notte fra il 13 e il 14 d'agosto. Allora, per essere operativi ho assunto tutte le cariche per poi adesso ridistribuirle dopo l'approvazione del bilancio, ma per poter poi sfruttare i 10 giorni del mercato. Quindi mi dà anche fastidio se ti mi chiama presidente, nel senso che non mi piace neanche troppo. Bene Fabrizio, hai ascoltato quello che dicevano prima i nostri ospiti e tu condividi questa logica di De Laurentiis e della Valle come, diciamo, i due inopportuni, chiamiamolo così, in un panorama calcistico imprenditoriale dove i vari Toir, Mr. B e via discorrendo innestano tanti milioni di euro nel calcio, dove oggi se non ne hai difficilmente vinci. Invece succede cosa? Che Napoli e Fiorentina stanno invertendo una tendenza. Stiamo cercando di capire se è merito dei presidenti, se è merito degli allenatori o dei calciatori che sono stati acquistati quest'anno e anche l'anno scorso. Ma probabilmente il merito è un po' di tutte e tre. Spesso i soldi sono importanti, ma è importante spenderli bene. Spesso non sempre non è matematico avere risultati, ma perché anche i manager gestiscono risorse umane. Quindi talvolta, come io credo, la medicina vincente è un insieme di tre fattori e quindi a vantaggio di tutti. Io credo che la differenza stia invece all'origine, cioè che tipo di mission tu dai alla tua azienda, se la tratti da impresa o se non la tratti da impresa. Io credo che oggi, con la consapevolezza delle proprie capacità, con le idee di dove vogliamo arrivare, uno disegna un percorso, cercando di sbagliare meno, ma un percorso che abbia una logica. E la Fiorentina e il Napoli, sono d'accordo con te, stanno dimostrando una logica. Ma possiamo anche dire che hanno rubato innanzitutto il palcoscenico, perché Inter-Juventus avrebbe dovuto essere la gara dell'ottava giornata, quella sulla quale puntare tutti i riflettori. Invece quasi quasi Infront vorrebbe tornare indietro sulle proprie decisioni e spostare Napoli-Fiorentina piuttosto che alle 15, magari alle 18:30. Questo vuol dire che quando sai fare calcio, Fabrizio, non hai bisogno di tantissime risorse. Vai a prendere due allenatori per i quali la piazza certamente non aveva gradito il loro arrivo e ti ritrovi chi prima in classifica, chi pronto a farlo.
Sì, con merito fra l'altro, io credo, perché queste due squadre, a parte i demeriti degli altri, ma queste due squadre hanno dimostrato con merito di valere i punti che hanno fatto. Brava le proprietà a dare forza a questi tecnici. Io credo che queste due squadre potranno avere dei problemi laddove vengano caricate di aspettative alla luce di questo inizio, cioè non so se saranno in grado, o mi auguro lo siano, di reggere la pressione che adesso in modo graduale si sta accumulando su di loro. Quella potrebbe essere un'insidia, oppure mi auguro per loro, perché darebbe un grande slancio al campionato, l'idea è che queste squadre si carichino di tensioni positive, altrimenti rischia di diventare negative e sopportare sto fardello. Bernardo, vai, una domanda per il... Io volevo chiedere a Fabrizio, approfittare della sua presenza, perché con lui comunque nel 2001, come giustamente sottolineavi prima, insieme a Franco Baldini hanno fatto questo meraviglioso scudetto alla Roma. Ecco, magari il calcio in parte è anche un po' cambiato, ai loro tempi, in quegli anni lì c'era ancora il Milan, l'Inter e la Juventus prepotentemente in auge. Che a occhio suo, cosa manca a Napoli e Fiorentina, e se davvero ci possono provare, pensando alla tua struttura Roma? Ammesso che manchi qualcosa. C'è qualcosa che può mancare, o se è un percorso che possono intraprendere serenamente perché hanno gli stessi presupposti che avevate in mano voi? Fabrizio. Ma guarda, tu hai fatto un paragone con la Roma di allora, ti sei dimenticato il tecnico, che noi avevamo Capello, che credo sia superiore a Garcia. E credo qualcosina possa mancare. Io credo Fiorentina Roma, Napoli scusa, e Fiorentina siano due ottime squadre. Tra essere ottime squadre ed essere squadre strutturate per portare in fondo una stagione, secondo me ci manca qualcosina. Quel qualcosina potrebbe essere qualche campione in più, perché sai, la stagione è lunga e le partite sono difficili da vincerle. Quando le affronti da favorito diventa ancora più difficile, spesso e volentieri le castagne dal fuoco te le toglie qualche campione. Io credo che qualche campione ti aiuta a fare la differenza nell'economia delle 34 partite possa essere quello che farà la differenza. E questo forse a entrambe le squadre qualcosina manca, che potrebbero compensare con l'organizzazione e con l'applicazione, però è da vedere. La Fiorentina non è che ha questi attaccanti dal nome roboante e blasonato, però io vorrei soffermarmi su una coppia che agisce, diciamo, a metà strada tra la seconda e la terza linea, e cioè Borja Valero e Ilicic. Abbiamo qualcosa che ci rappresenta la loro posizione in campo, Marco? Assolutamente sì, così la facciamo percepire anche al presidente, perché c'è una mappa termica di Ilicic e di Borja Valero contro l'Inter che è estremamente rappresentativa. La massima densità espressa da questi due calciatori e questa macchia verde qui nella metà campo della Fiorentina è appunto all'interno del loro segmento di gioco, questo qui appunto più vicino alla difesa della Fiorentina che rispetto alla metà campo avversaria. Tutto questo perché rientrano con grande continuità, danno una mano ai centrocampisti, tante volte si allineano e consentono alla squadra di mantenere quella compattezza che finora è stata l'arma vincente della Fiorentina. Beh, insomma, è un modo di giocare che non ti dà la possibilità di eludere gli sbarramenti. Posso, Pietro, fare una domanda al presidente? Non dà riferimenti alla difesa avversaria, tra l'altro. Aiutano il centrocampo e sono pronti a ripartire, creano spazio davanti a loro e lo attaccano sistematicamente. Quindi, ma il discorso poi per quanto attiene lo scudetto, oggi, quest'anno, non bisogna dimenticare una cosa importantissima, che a differenza di qualche anno fa, dell'anno scorso e gli anni precedenti, dove c'era una squadra che stradominava il campionato su tutti ed era la Juventus, quest'anno c'è un equilibrio generale, c'è la mancanza di tante squadre, quindi è un peccato non approfittarne. Il Napoli forse più della Fiorentina, perché la Fiorentina oggi gioca un grandissimo calcio, si trova prima in classifica, ma può essere anche frutto di una partenza veramente sparata. Il Napoli invece ha un organico di grande spessore e se lo consideriamo in un contesto in cui vengono meno le altre squadre, vedi Inter, vedi Milan, la Juve attardata, la Roma che oggi c'è e domani non c'è,
è un peccato che il Napoli non tenti di approfittare può darsi che ci provi, perché poi così come è vero che mancano al Napoli un paio di giocatori di grandissimo spessore, perché la qualità estrema è quella che poi fa fare la differenza una considerazione che potrebbe diventare poi domanda per tutti. Io sono convinto che in una situazione del genere, come questo campionato, dove 5 squadre se lo possono contendere, la differenza alla fine la potrebbe fare la struttura societaria. Mai come quest'anno, secondo me, con un forte dirigente dentro, con un presidente presente, se si riesce a mantenere l'ambiente sotto controllo, alla fine questo potrebbe portare un vantaggio. Io credo che la domanda sia giusta e proprio azzeccatissima per Fabrizio Lucchesi. Sei d'accordo con Sebinonella, Fabrizio? Guarda, Sebino, io condivido appieno. Io parto da una morale che tra l'altro uso spesso anche nel quotidiano. Io sono dell'opinione che quando c'è una società forte forse possono venire i risultati, darsi un buon gruppo, ma quando non c'è la società forte non si ottengono mai risultati. Con la società forte chiaramente ottenere è difficile, ma ci puoi provare. Se non c'è società non si ottengono risultati. Quindi è un'analisi che io convengo appieno, e questa è una teoria che io mi porto dietro da anni, e tutte le volte l'ho verificato, che faccio anche dentro di me delle analisi, sono sempre più convinto che sia giusta. Però a parte la società, credo che sia giusto anche analizzare il comparto tecnico, e cioè il gruppo dei calciatori a disposizione dei due allenatori. Pesando le due rose, ho la sensazione che il Napoli sia messo un po' meglio rispetto alla Fiorentina, perché hanno comunque degli impegni analoghi. E sul lungo periodo, giocando con 13-14 calciatori soltanto, poi alla fine rischi di pagarlo. Lo special Viola è proprio... Sono d'accordo con te, sono stra-d'accordo. E io credo il Napoli sarebbe veramente un peccato, ha ragione Pietro, non approfittare di una stagione in cui le altre balbettano, soprattutto le cosiddette grandi, perché Napoli ha veramente tutto per provarci. Tra l'altro parlavamo di Paolo Sosa, che è un allenatore, chissà, forse è il caso, ma già con il Maccabi Tel Aviv e con il Basilea aveva vinto le prime 6 partite nelle 7 giornate di campionato. Adesso è successo con la Fiorentina, per cui... ha vinto anche qualche trofeo, per cui è un uomo che si sta abituando anche a vincere, e questo non è certamente poco. Io penso, cioè è naturale, ora venendo a Fabrizio, cioè, se io nel Napoli metto un Samuel e un Emerson di quella Roma lì, è chiaro che il Napoli diventa una squadra quasi imbattibile, secondo me, per quello... Ma sai, se ci metti Battistuto o Totti, il problema alla fine dei campioni si vincono i campioni. Insomma, hai detto bene, se due nomi ne potevi far più di uno. Saranno campioni, insomma, io credo che poi alla fine i campioni aiutano per vincere i campionati, perché sai, Fiorentina sta facendo benissimo, però meglio di così non può fare, e quindi è destinata con fatica a mantenere questo profilo, ma sarebbe grasso che cola. Il Napoli ha qualcosina in più, ma sono d'accordo con Pietro, il Napoli con due campioni dentro, questa potrebbe essere un'annata buona, perché poi il campionato è lungo e poi rientrano gli altri, che gli altri stanno a guardare. Io ho fatto quei due nomi perché mi riferivo esclusivamente a dei dati specifici, cioè negli ultimi 10 anni la squadra ha vinto il campionato per 9 volte, è stata la miglior difesa del campionato, no? Allora metti un centrale come Samuel, un giocatore come Emerson totale, e forse anche l'interdizione di filtro, tu ritrovi un equilibrio meraviglioso, e con quei 4 attaccanti c'hai il Napoli, diventa una squadra da scudetto fatta a quel punto lì, per cui se c'è un qualcosa su cui ancora posso nutrire qualche riserva leggera è quello. Non vedo tutte queste enormi differenze. Però parlando ancora della dirigenza, si è detto, e io lo condivido, che la differenza la può fare l'aspetto non tecnico, ma certamente è necessario, ma soprattutto quello legato alla composizione societaria. A Fabrizio Lucchesi voglio fare una domanda cattivella, mi permetti Fabrizio, tanto tu sei capace di dribblarle tutte. Te la permetto, volentieri. Se ti chiamassero la Fiorentina e il Napoli oggi, tu quale società delle due preferiresti? Napoli tutta la vita. Perché per due motivi. Preferisci la vacanza allora? No,
è la sfida più difficile. A parte con la Fiorentina io ho avuto la fortuna di andare a Firenze, ho fatto CBA con la Fiorentina e quindi voglio dire, per un fiorentino è stato anche abbastanza complicato. Ma Napoli, per chi fa il nostro mestiere, rappresenta qualcosa di particolare. Io, avendo avuto la fortuna di stare questi 4 anni a Roma e di togliermi queste grandi soddisfazioni, se la cosa più bella potrebbe abitarmi nella vita è proprio, guarda, Napoli piuttosto che una del nord, perché per chi fa il nostro mestiere il calore e la partecipazione che c'è a Napoli è unica in Italia, insomma. L'applauso è veramente spontaneo e meritato per Fabrizio Lucchesi, che tra l'altro state preparando la partita, quando giocate? Domani? No, dopodomani, giochiamo dopodomani a Carrara, è un derby. Sì. Vabbè, comunque... Raccontaci del tuo mister. Ah, Sebino Nela vuole notizie sull'allenatore del Pisa. Un campione, ma non un campione perché lo è stato a calciatore Rino Gattuso, ma è un predestinato secondo me. Abbiamo fatto questo percorso insieme e devo dirti, per me ha tutte le caratteristiche per diventare un grande allenatore. E io questo penso di lui. Adesso sta facendo questa esperienza, la sta maturando, ma è un predestinato, dai, sul piano umano ha una umiltà che solo i grandi hanno, ma non i grandi campioni, proprio i grandi. Io ho avuto la fortuna di conoscerne diversi, ma Rino mi ha veramente colpito da questo punto di vista e quindi io spero per lui, ma sono convinto avrà una carriera molto importante. Noi ti auguriamo il meglio chiaramente quest'anno per il Pisa, ma anche per il futuro, chissà, può darsi anche con il Napoli. Ma soprattutto ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, Fabrizio, questa sera. Avevi altri impegni e sei stato con noi. È sempre un piacere, credimi, è sempre un piacere. Poi mi hai fatto anche questo bel regalo, mi hai fatto trovare questo parterre di ospiti e sono tutti cari amici e vi saluto tutti con affetto. Allora facciamo così, la prossima volta ci sarai anche tu qui nel parterre e proveremo ad organizzare in modo tale che tu possa essere ospite direttamente con noi. Va bene, Fabrizio? Sarà un piacere venire da te. Un applauso a Fabrizio Lucchesi, presidente del Pisa. Pasqualina, come stai? Perché temiamo di perderti, no? No, stai sto bene. Benissimo, solo che mi sono persa la sfera. Hai la perso. Palla del risultato di Pasqualina. Proteggi il risultato di Pasqualina. Grazie, amica. Abbiamo per caso qualche risposta, Anna Di Chiara? Beh, Raffaele, ne abbiamo tantissimi di risposte. Sentiamo il risultato. Gabriele dice, Pasqualino ha scritto 2-1 per il Napoli, ovviamente. Gennaro, il risultato è 2-0. Poi c'è Pasquale che invece dice ha scritto 2-1. Continuano con il 2-0 perché anche Remigio scrive così. E infine un altro telespettatore dice ha scritto 0-0. Bene, io direi di portare qui Pasqualina, vieni tu direttamente con la tua sensualità e con la tua capacità di non far indovinare mai il risultato. Grazie a Simona. Sì, poiché io sono un po' sfortunato o fortunata, non lo so, dai, fortunati, molto i fortunata. Nostri amici che indovinano sempre, sì. Però secondo me c'è anche un po' l'aiuto delle telecamere che stanno un po' lì come gufetti, cioè hanno indovinato? Un po' ebbene sì, hanno indovinato ed è stato proprio il primo ragazzo. Vediamo. Il nome del primo ragazzo. Rotea la sfera. Olè, una eccolo qui, del il 2-1, un punteggio minimo, ma comunque... che vale i 3 punti. Bene, quindi andrai allo stadio. Andrò allo stadio con i nostri amici. Con i vostri amici. Due biglietti, io vi aspetto. Sì. E mi raccomando, sempre in carrozza. Portate anche un po' di fazzolettini. Vabbè, prima poi passerai il raffreddore. Poi non vogliamo piangere. No, ma era solo per il tuo raffreddore. Anzi. A dopo. Portate il sorriso e restate lì che ritorniamo, dopo la pubblicità. Due biglietti sono già stati assegnati perché Pasqualina è sempre molto... è tecnica ma garbata, consente ai nostri amici di indovinare ben presto. Adesso invece abbiamo l'osso duro, Marta. Tu sei pronta? Già mi sto preparando. Ce l'hai il pennarello? Sì. Pallone, grazie, perché Marta ci deve far capire bene. Ecco qua, Marta dovrà
indicare il migliore in campo del Napoli. Sei pronta per scrivere il nome? Mi raccomando, non far capire. Bellissima. No, scrivi, non ti preoccupare. In russo. Scrivilo in russo. In russo? Oppure posso scrivere al contrario, con la sinistra. È presente? La scrittura speculare, vai. Stiamo a posto. No. Voglio complicare il compito. Quindi potete anche sbirciare, perché tanto scrivo al contrario. Lei è furba, È un osso duro. La nostra Marta ha scritto al contrario. Potete anche guardare. Anna Di Chiara, puoi dare il modo difficile, immagino, di capire chi sarà il migliore in campo, così che regaliamo i prossimi due biglietti? Beh, questa volta sarà davvero un po' più complicato. I nostri telespettatori, per vincere due biglietti, possono interagire con noi sulla fanpage Si Gonfia la Rete tramite il profilo di Twitter TV Luna oppure tramite il telefono. Quindi i messaggi, vi raccomando, scrivete non soltanto il nome ma anche il vostro nome per individuarli, e quindi il messaggio è 393 14 14 140. Raffaele, velocemente ti leggo anche un messaggio, perché c'è un telespettatore che dice: Raffaele, domenica la rete si gonfierà tre volte. Grazie di esistere, Raffaele. E lo scrive Dante da San Giuseppe Vesuviano. Grazie a tutti gli amici di San Giuseppe Vesuviano. Il sorriso è tornato, l'euforia pure, e poiché noi abbiamo sorriso ed euforia tutti e due insieme, tutta brasiliana, perché Allan ci sta regalando dei numeri particolari, 3 gol in 7 partite, non aveva mai segnato in vita sua. E noi stasera abbiamo una rappresentanza del Brasile. Veridiana, buonasera. Come stai? Buonasera. Bene. Veridiana Moraes, che è una modella. Sei parente di Allan? No, purtroppo no. Non sei parente di Allan? No. Però è un buon giocatore. Sì. Come si dice in brasiliano? Sono sempre bravi, no? Tutti bravi brasiliani, tutti. Sì. Io ne ho conosciuto qualcuno. D'accordo. Ma forse non erano parenti di Veridiana, forse per questo. Dipende dalla zona del Brasile. Invece noi abbiamo un argentino che con i brasiliani certamente non va d'accordo, e un napoletano che va d'accordo sia con i brasiliani che con gli argentini, che stanno spopolando. 5 gol a testa, 10 in tutto, hanno il miglior rendimento europeo delle coppie gol. Signori e signori, pepite d'oro, sono Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuaín. Sorridi, perché sorridi? Perché sorridi, Pietro? Vabbè, ma, è un ma non solo loro due, un tridente d'attacco importantissimo. Cioè, io dico, guarda, per la partita di domenica c'è un giocatore che secondo me può essere la chiave di volta della partita. È Callejón. Sì, Callejón è un giocatore che può mettere in difficoltà la Fiorentina. Bel duello con Marco Salonso. La coppia dei trequartisti, Borja Valero e Ilicic, possono creare problemi al Napoli. Speriamo, che cosa... No, io stimo tantissimo, sono innamorato. Tra l'altro sta venendo pure a Napoli. Oggi sul web è uscita sta cosa, Borja Valero... È un giocatore che piace tantissimo. Ogni volta pensavo fossi innamorato di Pasqualino, che c'entra lei? Questo è un po' di indiretta, perché se no qua succede veramente il finimondo. Ma a parte questi, beh, proprio sono curioso anche cosa si inventerà Sarri. Non credo che stravolgerà la sua fase difensiva, però qualche cosa si inventerà, anche perché lui è abile a giocare, come tutti sappiamo, tra le linee, ed è una zona quella dove il Napoli, prima della crisi, durante la crisi, hai avuto qualche problema. Ecco, a proposito di Callejón, il suo corrispettivo sarà Marcos Alonso, un calciatore tra l'altro trasformato. L'anno scorso gli ridevano dietro, è vero? Sì, sì. È vero? Quest'anno invece è uno dei migliori della Fiorentina. Abbiamo rilevazioni satellitari su Marcos Alonso, è vero Marco Giordano? Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di capire come gioca attraverso alcune mappe termiche e attraverso quello che è il suo rapporto con Kuba Błaszczykowski. Sono due giocatori che fanno una fase difensiva al pari di quella di qualsiasi altro terzino, nonostante giochino a centrocampo. Questa è la mappa termica che hanno giocato appunto contro l'Inter. Come si vede, Błaszczykowski a destra, Alonso naturalmente a sinistra, esprimono la loro intensità sia dei pressi della difesa della Fiorentina, sia all'altezza della tre quarti della squadra avversaria. Però questo non significa che siano due giocatori che spostino gli equilibri semplicemente con il loro movimento. Infatti, guardate che cosa succede se andiamo ad aprire la loro mappa contro l'Atalanta. Praticamente hanno fatto gli esterni d'attacco. Questa è l'intensità termica espressa dai due, sia da Błaszczykowski che da Alonso. Sono praticamente paralleli, hanno giocato come esterni d'attacco. Sabino, una gara a scacchi questa di domenica, secondo te? O meglio, è una partita, non voglio dire bloccata, ma molto cerebrale. Bloccata no, se la giocano tutte e due tranquillamente, una con un sistema e l'altra con un altro. La differenza la potranno fare, come spesso avviene nel calcio,
l'uno contro uno sarà fondamentale. Superare il diretto avversario. Tutti noi, se ci mettiamo con carta e penna seduti a un tavolo, io faccio giocare questo, tu fai giocare quello, le partite finiscono 0-0. Così non è, perché poi in campo i giocatori cercano di superarsi e quindi quello farà la differenza. Chi riuscirà di più a saltare il diretto avversario? Il calcio non ha segreti. La superiorità numerica è l'unico segreto nel calcio. Quello fa la differenza. Si dice in genere che gli allenatori contino o abbiano un peso intorno al 20% nel rendimento di una squadra. Pietro, credi che sia la stessa cosa anche per Paolo Sosa e Sarri? O la percentuale si alza? Tanto gli allenatori contano e contano durante la settimana col lavoro che fanno. La domenica poi dopo diventa veramente aleatorio pensare che un allenatore incida in maniera rilevante. Sono due allenatori che contano. Io penso che la differenza la farà il ritmo. Sì. Il Napoli, se riesce a tenere alto il ritmo, come ha fatto nelle ultime partite, può sicuramente avere delle chance importanti. Al momento che il Napoli abbassa il ritmo, il possesso palla della Fiorentina li può tramortire. Quindi è una partita che il ritmo la fa da padrone. Infatti. Vediamo il segreto di questi due allenatori, andiamo a spulciare tutte le loro qualità in questo servizio realizzato dalla nostra redazione che subito andrà in onda. Maurizio Sarri e Paolo Sosa. Sosa, Sarri, Sarri, Sosa. Chi vince? Andiamo subito a Piazza del Plebiscito, il nostro guerriero Massimiliano, sei circondato, ti vogliono menare o vogliono parlare? Sì, Raffaele, sono circondato qui a Piazza Plebiscito, sempre a futuro remoto, stanno per chiudere l'aria, c'è la sicurezza che ci sta circondando praticamente. Io sono tra tanti tifosi, tutti giovanissimi, sì. Molti di loro sono studenti della Federico II. Raffaele, noi gli chiediamo rapidamente un pronostico. Bravissimo. Se sei d'accordo per la partita, certo. Di domenica. Allora, rapidamente, ragazzi, nome, come finisce nome, domenica? Anche il Napoli nome. Secondo me sarà combattuta 2-1 per il Napoli, però. Dici il tuo nome. Margherita. Chi segna, secondo te? Non saprei. Sei andata sul sicuro. Il tuo nome. Anna, vado sul sicuro anch'io, segna Higuain e secondo me un bel 3-1 per il Napoli. Perfetto. Il tuo nome, come finisce? Roberto, si spera in un Napoli vincente. Il risultato preciso? Ma un 2-0. Marcatori? Higuain, tutti su Higuain. Allora, nome e risultato. Buonasera Maurizio, sono Maurizio e secondo me un Napoli vincente con Hamsik, Insigne bello carico, e Borja Valero per la Fiorentina. Convinto. E tu sei più preparato, insomma. Nome? Carmine. Risultato? Risultato, io credo che ripeteremo il risultato dell'anno scorso, 3-0, e questa sarà la partita di Hamsik. Ragazzi, mi raccomando, gli scongiuri giù le mani. Nome e risultato. Ma anche io sono per un 3-1, secondo me Hamsik fa qualcosa. E Raffaele, io ti chiedo giusto 30 secondi, prima che la sicurezza ci cacci fuori. Sì. Il calcio non è solo tecnologia, non è solo sport, ma anche amore. E qui abbiamo una carambata stasera. E ti spiego subito. Questi due ragazzi si sono conosciuti 2 giorni fa. E lei è straniera. Sì. Da dove viene? Azerbaigian. Lei, si sono conosciuti via internet. Allora, a te chiedo come finirà la partita, il risultato. A lei chiediamo un'altra cosa. Va benissimo. Oh, penso che finisce 2-0 con un gol di Hamsik e Higuain, naturalmente. E Raffaele, prima che spengono l'ultima luce, che è il nostro faro. Come è il nostro faro. No, lei già è preparata. Allora, come si dice Forza Napoli? Fatti sentire bene. Yashasse Napoli. Ti lascio così, salve. Applauso. Yashasse Napoli. Non me lo fa ripetere. Yashasse Napoli. Evitiamo tutte figure. Ho imparato già. Si dice così. Ma sì. Così, sì. Mi fa così con la testa, accenno di sì, insomma, penso di così. Vi salutiamo prima che la sicurezza faccia una starnuto e ti mandi via, caro Massimiliano Guerriero. Buonanotte, grazie per la sortita a futuro remoto. Ho visto intristito però Bernardo, per par condicio, chiedigli anche a lui il risultato di questa gara, dai. Ma io, Bernardo, io ho un'amicizia
da diversi anni, quindi lo so, ci sono momenti della vita in cui l'amicizia purtroppo si mette in disparte e questo è quel momento. Ma no, per noi a perdere tra ma invece il Napoli con questo Pepita Higuaín, Pepita Higuaín con la Pepita Insigne, la differenza la può fare, ma non da soli però, Pietro, perché abbiamo visto che loro stanno rendendo se supportati all'interno di un movimento tattico che favorisce gli sviluppi del gioco offensivo. Senza dubbio, senza dubbio. E poco fa diceva Marco che uno dei problemi che può avere la Fiorentina è quando gli avversari riescono ad aprire il fronte di gioco, a dare ampiezza al fronte di gioco. Il Napoli ha gli uomini per poterlo fare. Però, ripeto, per ritornare al discorso di poc'anzi, io ci andrei un pochino cauto, perché oggi come oggi la Fiorentina gioca un grandissimo calcio. E non è un calcio improvvisato, è un calcio ereditato, modellato da Sousa, e la Fiorentina può creare dei problemi. Se il Napoli non riesce a fare una partita a tutto ritmo, può avere dei problemi. Guarda, io dico solo una banalità, però per me è molto importante un concetto. Cioè, qui si parla di tutto, sì, di piedi, di calcio, di moduli, di allenatori. Secondo me questi due uomini sono riusciti a fare una mezza impresa. Cioè, oggi queste due squadre si divertono, ma si divertono veramente. Esatto, la differenza tanto, è lì. Ma veramente tanto. Divertono pure soprattutto. E divertono. Guardarle un hanno piacere, proprio la mente, la spensieratezza e la gioia che li porterà, secondo me, proprio a giocarsi una bellissima partita per questi motivi qui. E magari anche, non dico a dimenticare le direttive che le sono state dagli allenatori, però penso... Ma magari a esaltarle quelle direttive, esaltarle, con una partecipazione emotiva psicologica diversa. Così riesci anche... Secondo me proprio scientificamente a fare quello che poi ti è stato... Noi ci stiamo concentrando molto su Gonzalo Higuaín e Lorenzo Insigne, che presumo giocherà, perché è vero che ha avuto questo problema al ginocchio, ma lo ha già superato, si è allenato per tutta la settimana. Però qualcuno sta indicando in Hamsik il calciatore che può essere quello che fa la differenza. Tra l'altro Hamsik ha già segnato, o meglio, ha segnato 3 gol in 15 partite proprio contro la Fiorentina. Abbiamo una curiosità su Marek Hamsik, un piccolo record, Marco? Assolutamente sì, ne abbiamo addirittura due, perché Marek Hamsik è il calciatore che ha completato più passaggi precisi di tutta la Serie A, a testimonianza di come sia un calciatore assolutamente determinante. Sono 487 i passaggi completati da Marek Hamsik in queste prime partite della stagione, e ben 16 sono i passaggi chiave che ha fornito ai compagni, quelli determinanti per costruire un'azione da gol. Il confronto con Borja Valero anche sotto questo aspetto è davvero molto interessante, perché considerando uno stesso numero di minuti giocati, Hamsik ha già fatto 45 passaggi chiave nelle ultime partite, 22 Borja Valero, cosa che consente ad Hamsik di essere assolutamente l'uomo in più della manovra del Napoli. Certo, un confronto che ci porta anche indietro nel tempo, perché Hamsik e Borja Valero si sono anche affrontati all'epoca del Villarreal. Proprio Hamsik segnò il gol dell'1-0 al Madrigal nella partita di sedicesimi di finale, gara d'andata dell'Europa League, poi finita purtroppo male, perché all'epoca il Villarreal era una squadra che a livello europeo... E anche aveva... questa è stata una grande intuizione di Sarri, eh? Quella di Hamsik. Aver portato Hamsik sul centro-sinistro, nel triangolo di centrocampo, sarà che io sono anni... Posso dire una cosa, che dico che... Lasciamelo dire. L'intuizione sbagliata era quella di averlo portato in avanti. Difatti, questa l'ha portato alla normalità. Era la, cosa, la logica è questa. Sono anni che dico, mi sarebbe, ha perso del tempo questo ragazzo, e pensare che anche l'anno scorso addirittura si era arrivato sul punto di considerarlo quasi finito, mi piange veramente il cuore. Ha perso del tempo, perché in questo ruolo l'avesse fatto già 6-7 anni fa, oggi sarebbe stato veramente... un giocatore di... ma ancora ce l'ha, il tempo è giovane, un 87, quindi... Accarezzala ancora la cresta, Sebino. Hamsik è un calciatore atipico, lo possiamo dire. Qualcuno sostiene che sia un campione, qualcun altro invece dice vabbè, ma che cosa vale? La differenza la sta facendo quest'anno, perché sta interpretando anche il ruolo di capitano in una maniera più partecipativa. In una partita come quella di domenica, se noi abbiamo detto che nell'uno contro uno chi salta l'avversario, chi guadagna il metro in più, Hamsik diventa
un calciatore chiave sul quale magari Paolo Sosa avrà ragionato non poco in previsione di questo match. Allora, io mi ricordo tanto l'Amsic Mazzarriano, era spettacolare. Devastante. Era il modulo fatto a misura, esatto, per lui. Esatto. Sono non convinto, però credo che sia stata una necessità trovare poi il ruolo a questo ragazzo. Non dimentichiamo cosa è successo d'estate e non dimentichiamo le stagioni di Benitez, di Amsic. C'è stato qualche approccio. Sì. Probabilmente si era anche pensati di poter fare a meno, non lo so e non ne sono sicuro di questo, di poter fare a meno di questo giocatore. Nel momento che si decide che Insigne potrebbe essere il nuovo trequartista del Napoli, una sistemazione bisogna trovarla in qualche modo, no? Sistemazione perfetta nei tre di centrocampo. Lui è un ragazzo intelligente, conosce i tempi di gioco, gli inserimenti, sa fare tutto a livello tecnico, un giocatore bravissimo, non ha difficoltà e sta tornando non ancora ai livelli mazzarriani, ma insomma adesso sta diventando il giocatore che tutti conoscevamo. Insomma, è arrivato il momento della maturità, insomma, professionale, perché Marek Hamsik è un calciatore, lo possiamo dire, appetito anche dalla Juventus. Spero, credo che adesso questa intensa passione... No, scusa, nella Juventus, se l'avesse preso la Juventus, avrebbe fatto il trequartista, eh? Sì, che non è il suo ruolo, quindi... Avrebbe fatto il trequartista, avrebbe fatto. No, io non penso. Ragazzi, siete andati a prendere Secondo me la cosa che giustamente hanno preso di giustamente a Nela. Però secondo me la cosa che mi trovo d'accordo su Sebino è che il modulo di Mazzarri era proprio l'incarnazione perfetta del tipo di gioco in mediana che un giocatore come lui può fare. Cioè, essendo uno duttile sia nella fase offensiva che difensiva, è normale che facesse gran bella figura in una zona del campo dove se si spingeva in avanti ci soccorreva. Tornando alla partita di domenica, secondo me, proprio nelle zolle di Hamsik si deciderà molto, perché se Sousa verrà a giocare in una certa maniera, come ha fatto col Bologna, rinfoltendo la mediana in maniera paurosa, secondo me si corre il rischio che la superiorità numerica nella zona centrale del campo può dare qualche fastidio ai tre del Napoli, e quindi lì i due esterni d'attacco devono dare un aiuto enorme. Bisogna vedere se la squadra rimane corta o meno, quindi non so se segno o meno Hamsik, ma tatticamente la sua posizione, la sua partita secondo me sarà molto determinante. Io sono molto curioso di capire come giocherà la Fiorentina, perché a parte il modulo, Bernardo, secondo me Paolo Sosa qualcosa lo sta pensando, ma anche quella di utilizzare Pepito Rossi dal primo minuto. Non mi sembra una cosa ad oggi assolutamente fattibile, tantomeno tanto una partita come questa. Cioè, come diceva Pietro prima, io mi aspetto ritmo alto. In una partita di ritmo alto, con questa qualità, Rossi di oggi, secondo me, non può fare. Rischia di giocare in 10 uomini, perché non lo ha neanche nella sua mente la leggerezza, la spensieratezza e la voglia di provare anche qualcosa in più. E ancora, per la prima volta, vedo Giuseppe Rossi indietro e lo vedo anche differente nel volo. Addirittura, proprio... Sì, per me è proprio... Ma anche nel fisico, se proprio la vuoi sapere tutta, è ingrassato. Oggi, sinceramente... È un'immagine quella sua che non mi dà slancio per niente. Dopodiché... Te lo ricordi l'ultimo gol di Rossi al Napoli? Io mi ricordo l'ultimo gol di Rossi al Napoli? Sì. A Firenze? Sì. Non era l'anno scorso? Due anni fa. 1-2. La partita tanto ecco contestata. Come tanto? C'era un rigore... Per il Napoli e uno per la Fiorentina. Impressionante per noi al 90esimo. Uno per il Napoli e uno per la Fiorentina. Era uno netto su quadrato al 90esimo, il resto... Poi si dice che non si può ragionare. E di che ce n'è anche non uno so, per il Napoli. E ce n'era anche uno per il Napoli, non me lo ricordo. Non te lo puoi però ricordare. Però io tutte queste grandi sorprese o carte nuove da giocare non ne vedo sinceramente. L'unico punto interrogativo che può avere forse sulla punta davanti, perché Kalinic è stato la Croazia, è uscito tutte e due le volte perché aveva dei bruciori dietro la coscia, risulta che sta benissimo, però Babacar è un giocatore importante, giovane, che deve tornare anche che a fare non è andato un in nazionale, però pure lui ha problemi alla caviglia. Però si è allenato, non è andato col Senegal a giocare, c'era problemi di caviglia e quindi si è... Ma questo tipo di partite ti fa dimenticare tutto. Tutto, certo. Il dolore passa in un istante.
Babacar, Pepito Rossi, Kalinic, Ilicic. Ma Pepito non è dolore, Raffaele. Pepito, ma Pepito noi abbiamo i Warriors. Noi abbiamo i Warriors, caro Bernardo. Guarda che gente da combattimento. Albiol, Reina con l'elmetto. Sebino, il Napoli e la difesa del Napoli stanno dimostrando che chi in precedenza aveva calunniato anche questi calciatori si è dovuto ricredere. Ricordo che il Napoli ha subito un solo gol in queste ultime sei partite, avendone segnati 18. Abbiamo visto poc'anzi che, numeri alla mano, la differenza non sta tanto negli uomini, ma nel cambiamento di modulo. Quindi il vantaggio del Napoli è quello di essere ben protetto oggi. Altrimenti, secondo me, se la squadra non si sente con la difesa che ha una copertura assicurata, anche davanti cominciano a venire gli scompensi. L'insieme delle cose sta rendendo un Napoli, e non dico imbattibile perché non esiste la squadra imbattibile, però oggi l'entusiasmo che porta questa squadra nasce soprattutto dal fatto di essere certa di avere i difensori che sono in grado di poter reggere il confronto con gli altri. Fino a pochi mesi fa sembravano tutti scarsi. L'organizzazione di una squadra è questa. Centrocampo diverso, l'autostima che cresce, e l'esempio lampante, come dico sempre, è quello dell'anno scorso della Roma, che ha giocato quasi tutto un campionato con Astori e Young Ambiwa, e abbiamo sempre detto che non sono superiori ai centrali del Napoli. La Roma l'anno scorso è stata la seconda miglior difesa del campionato. Quindi quando una squadra è organizzata a equilibrio, i difensori stanno decisamente più tranquilli. Quando non prendi gol, ripeto, l'autostima cresce e si migliora, e poi il lavoro giornaliero, chiaramente, settimanale, dell'allenatore. La condizione fisica. Anche la condizione fisica, no, in questo momento roba, è se il tanta Napoli roba. Si mette a correre come la Roma, l'Inter o il Milan, il Napoli scema di un 30%. Vai a Carpi, fai quello che hai fatto, vai a Empoli, io l'ho vista tutte e due intere quelle partite lì. Quando il Napoli è frizzante e vola con le gambe in quella maniera, è una squadra che diventa, secondo me, tecnicamente e tatticamente, soprattutto. Ti è arrabbiata Marta, che ha detto scema, ha detto ma ce l'aveva con me. No, non ce l'avevi con lei, no? Voce del verbo Marta. Scemare. Marco Giordano, neanche a te è riferito lo scema, eh? Lo spero bene, soprattutto da Bernardo poi. Allora, parliamo un attimino di quelle che sono le percentuali con le quali il Napoli difende. Perché? Perché sono 555 gli attacchi che il Napoli ha subito nell'arco di questa stagione. Ebbene, solo lo 0,7% di questi attacchi si sono conclusi con un gol avversario. Il Napoli difende benissimo in tutte le zone del campo, sia sulla destra, dove il 6% degli attacchi avversari diventano un tiro, sia sulla sinistra con la stessa percentuale, ancora un po' più di difficoltà al centro, dove il 14% degli attacchi avversari diventano un tiro. Il Napoli difende benissimo anche sui contropiedi, solo il 13% dei 202 contropiedi subiti finora si sono trasformati in una conclusione avversaria. Bene, tutti non numeri... sei convinto sul 6%, allora, sono più tutti 7%. Numeri belli e a favore, sempre. Ma perché allora sta indietro di 6 punti questa squadra? Perché? Lo scopriremo la settimana prossima, ti faremo tutto un reportaggio sul motivo per il quale il Napoli preparati, è partito Marco, male. Preparati bene. Ma basta soltanto una cosa, non servono i numeri, basta dire che il modulo non era corretto e quella squadra non poteva la fase difensiva non era corretta. Con quel 4-3-1-2 che non consentiva, secondo me, alla difesa di avere una protezione adeguata. Anna, stanno rispondendo al quiz? Certamente, Raffaele, sono tanti i telespettatori che rispondono. Ti leggo un po'. E allora no, aspetta. Perfetto. Manteniamo la suspense per capire se qualcuno ha indovinato la scrittura al contrario di Marta. Sì. Eh? Sì. Fammi vedere. No. Tra poco però sveleremo l'arcano e soprattutto il nome del migliore in campo del Napoli. Marta, ci sei? Sei pronta? Sono. Fatti palla magica. Saluto. Pubblicità. Senza un attimo di tregua, a cominciare da domenica e per i prossimi 21 giorni, il Napoli ha atteso ad un altro tour. Napoli-Fiorentina, Midtjylland-Napoli, mi dicono si pronunci così, Chievo-Napoli, Napoli-Palermo, Genoa-Napoli, il ritorno della gara con il Midtjylland e poi Napoli-Udinese. Direttore Lo Monaco,
Dove si ritroverà il Napoli al termine di queste 7 partite? Beh, è l'occasione giusta per dare la svolta. Questi sono tutti avversari che, se affrontati con la giusta cattiveria, ti possono proiettare in una posizione di classifica importante. E tra l'altro, Sebino, credo che sia l'esame più reale per il Napoli, perché se abbiamo sempre detto che con le grandi ci saltiamo, 5 gol alla Lazio, 5 gol al Brucio, 4 al Milan, 2 alla Juventus, poi con le piccole perdi col Sassuolo, pareggi con il Carpi, pareggi con la Samp, pareggi con l'Empoli, ora l'occasione per dimostrare che il Napoli è bravo con tutte. Assolutamente, corre per lo scudetto, quindi grande squadra. Di questa tabella due squadre possono creare problemi. Creare problemi. Sentiamo. Genoa. Genoa a Napoli. E che te lo dico a fare? Il Chievo. E il Chievo. Che storicamente è una squadra che ha creato sempre dei problemi. Questo... Ha un po' di entusiasmo in questa fase iniziale del campionato. Grande entusiasmo. Leggiamo anche la classifica, perché è giusto ricordare. Pensa che Genoa-Napoli e Chievo-Napoli, secondo me, fanno più paura che la partita di domenica, penso. Genoa c'ha 7 punti. Sì, e Sebino dice che ci creerà dei problemi. No, è un campo difficile per tutti, quello sì. Vabbè, però sto Palermo in casa a San Paolo, io non lo so quanto... Pure quella è complicata. Allora è finita. Tatticamente ci salveremo, arriviamo a 40 punti. Dai, però di quelle partite lì... Questo Palermo con Iachini traballante, vabbè, Zamparini ha rinnovato la fiducia, ha un modo di giocare fuori casa adesso che si è fatto molto sparagnino, cioè non lo so fino a che punto. Cioè, io secondo me è verso le ultime 4 partite consecutive e gioca contro questo, il Napoli. Cioè, verranno 22 la linea difensiva e la, cioè questo che voglio dire. No, in confronto alle altre è normale, poi devi giocare. Diciamo che per storia e per come arriva la partita di Verona col Chievo, dovrebbe essere quella più ostica. Più ostica, anche se però il Napoli ci arriva in una fase sua ottimale, altre volte non era così. Ma penso che sia il Genoa il campo più... Per le condizioni ambientali. Non tanto per la squadra. Il resto sono tutti avversari che il Napoli... Poi anche in Europa League l'avversario non mi pare di quelli che... È la fusione di 3 squadre insieme nella regione dello Jutland in Danimarca, perciò si chiama Mid. È proprio a metà. Tu queste cose non le sai. Quanti gol che si sono pigliati, quindi voglio sperare. Ma la squadra danese ha qualche giocatore giovane interessante. Anche? Però è anche un altro campo caldo. Però voglio dire, è un avversario che non c'è confronto. È incastonato in quelle partite, è molto meglio quella che ha tappato nazionale che un'altra. Io ho visto che Bernardo Brovaroni improvvisamente si è rabbuiato. Perché avete detto che di queste partite... Le due più difficili. Più pericolose sono Genoa e Chievo. Io cercavo di capire se faceva parte di quel quadro Napoli-Fiorentina oppure andavate oltre la partita di domenica. La consideriamo una partita già fatta. Già fatta. Loro per no. me no. Io, loro io no. l'ho inserita nel contesto delle 7 partite. No, vabbè, ma figuriamoci. Napoli-Fiorentina. D'aperta a tutti i risultati. Ribadisco che secondo me, davvero, le partite sono tutte difficilissime. Però dando un occhio a quelle che sono le prossime 6-7 gare, davvero, cioè capita proprio a pennello una situazione di una squadra che sta lavorando da quest'estate, che è passata da dei momenti di preoccupazione, di scoramento, di nervosismo, che è esplosa in questo percorso con 18 reti fatte, uno soltanto subito, sono in un momento così meraviglioso. Mi viene da dirti che la partita di domenica davvero... Forse ha ancora più importanza ancora per quello più che importanza. Può essere poi... Prosegui. A me piace anche ricordare, a proposito del ciclo di partite nel quale il Napoli dovrà misurarsi, che comunque Sarri ha una disponibilità in panchina tale che secondo me poche altre squadre in Serie A hanno. Perché, ve lo ricordo, tra Legia Varsavia e la gara successiva che ha giocato in casa quella a Milano con il Milan, ha cambiato 7 elementi, non se ne è accorto nessuno. Tra l'altro, come dato statistico di curiosità, che non c'entra niente con questo, Napoli e Sarri è l'allenatore che in Serie A ha utilizzato meno calciatori in assoluto, per la precisione 18. Sembrerebbe strano, ma è così. Gli altri ne hanno utilizzati molto di più. È un organico, nonostante le critiche, Gaetano, io credo si sia dimostrato essere competitivo. No, l'organico è competitivo, sono d'accordo con te. Sto dato statistico mi sorprende, sicuramente sarà... così, e quindi allora va detto che è un turnover mirato. In passato chi segue il Napoli e ama il Napoli, col turnover ha rischiato di andare al Codugno pace sepatica. Qui si fa il turnover, lo si fa bene,
Si prendono anche i risultati, secondo me sta facendo il fatto che abbia una rosa per Marta il Cotugno, che forse non sa cosa. Cirrosi epatica, malattie di fegato, Cotugno, chi soffre Cotugno, troppo. Cotugno, un povero ci ha fatto venire in epoca mazzarriana. Ecco, io per esempio Mazzarri è un allenatore che stimo tantissimo, però certe volte quel turnover veramente è stata una cosa da rovellarsi le budelle. Ma una cosa... Secondo me è una cosa... La che dicevi Bernardo? Mazzarri è stato realmente... Mazzarri o Massarri? Sarri. La quarta, quinta scelta... del presidente, è vero che sono Attenzione. Stati contattati, che ci sono stati degli incontri, cioè, è stato un obiettivo, e questo è una cosa importante. No, la storia racconta, perché qui non è che stiamo parlando a vanvera, che non è che sia stata la quinta scelta, cronologicamente lo è diventato, perché l'idea di De Laurentiis era quella di continuare, sbagliando secondo me, sul filone iberico, chissà, forse per un orgoglio suo personale, per dimostrargli a Benitez che ne andava a prendere un altro che era pure più bravo di lui, questo non lo so, però fortuna ha voluto che il Napoli ha visto l'addio di Benitez e Unai Emery che ha detto di no, che ha voluto rimanere ancora e continuare le sue esperienze con Mihajlovic aveva già trovato l'accordo con De Laurentiis, infatti come hai notato nelle battute precedenti la partita con il Milan si è sfiorato l'argomento e si è capito che a De Laurentiis non è piaciuto Mihajlovic sul piano caratteriale. Questa è una cosa che si è fatto sfuggire il presidente. Poi c'è stato anche l'imbeccata a Montella, quindi quanti allenatori appunto, siamo? Si dico. Siamo già a 4. L'idea Sarri nasce nel momento in cui prendere per prendere un allenatore solo perché ha il nome, magari viene Spalletti, dico, e ti chiede 100 milioni di euro per il mercato, allora è meglio prendere Sarri, che ha fatto vedere qualcosa, non è che hai preso un nome così, qualcosa l'ha dimostrato in Serie A. No, ma è il percorso del Napoli che stona con quella che è la storia di Sarri, cioè post Benitez dice io ho cercato di fare il salto di qualità spendendo e che mi sembra che si è reso conto di avere sbagliato 3 milioni e mezzo netti, sì ho capito, ma poi dietro, ripartire penso, da lì è curioso. Penso che siano discorsi che non servono assolutamente a niente, la vera verità è che lui ci è arrivato dopo delle rinunce a Sarri. Esattamente. Sarri non è stato assolutamente la sua prima scelta. E bisogna dire che la fortuna, la dea bendata, l'ha aiutato. Basta, è semplicemente questo. Però andare a capire ora, andare a fare discussione se Sarri fosse stato o meno la prima scelta di De Laurentiis, non lo è stata. Non lo è stato, questo lo sappiamo. Mi pare che la cronaca ha detto che lui era partito di Spagna, che dopo... E se Montella, se avessero dato la disponibilità piena, forse lui avrebbe preso altre strade. Ma non forse, quindi togliere anche il corso. Si è ritrovato un allenatore che per la prima volta in una grandissima piazza, partito male, e sta dimostrando di avere i numeri, perché un allenatore... Se è bravo, lo è bravo sempre, sia che lavora in C, sia che lavora in B, è bravo sempre. Ha avuto l'opportunità a Napoli, in una grande piazza, e sta dimostrando di avere delle qualità importanti. E comunque la verità è una poi, complimenti sempre alla società, perché chi arrivava, si ritrovava a sto popò di gruppo non c'è dubbio. Su quale lavorare. Insomma, ecco perché quindi. Dico che parlo di Sarri, ma poteva essere anche un altro allenatore. La sua capacità è stata quella di rivalutare dei calciatori che altrimenti, io lo ricordo il 31 agosto come se fosse ieri, i tifosi dicono ma c'è ancora Jorginho, ma abbiamo ancora Goulam, cioè elementi che oggi stanno dimostrando di essere meglio di quelli di come erano stati dipinti in precedenza, quindi perciò Gaetano, il merito di Sarri sta soprattutto in questo, poi giocherà con la difesa a 4, a 8, a 6. Questo è successo questo Raffaele a Firenze, è successo la con Idrissi, è successo con Badile, è successo con... Alonso. È successo con tutti questi giocatori qui, perché è un ambiente rinfrescato e rigenerato da una presenza giovane, intelligente, forte, che gli ha dato delle sollecitazioni meravigliose, e oggi sono tutti come in una camera a dormire insieme, c'è uno spirito spettacolare oggi. Pasqualina, ma Sarri sarebbe la tua prima scelta? Adesso sì. Io avrei puntato, io ve l'ho detto dalla prima puntata, sì, che punto sulle novità, mi piacciono le cose nuove, le cose fresche, e sta dando i suoi risultati. Anche tu sei per Sarri, la tua prima scelta, Marta? Di sì, anche se ci sono delle cose da migliorare. Tipo? Per quanto riguarda il look. Non entriamo nello scambio. il look. Va. Marta, ma te ne 53, c'ha 53 anni, più. Che da migliorare uno? 56. Vabbè, dai. 56. Scusa, dai, 56, allora che vuoi dire? Non ci capite. Che tutte le scarpe ti prendono lo scarpone, quindi se parla di look...
Mi sembra che non sia questo. Guarda, il look di Sarri ha secondo me un coefficiente molto alto nel gradimento della gente. Perché la classica persona semplice che va là con la tuta, insegna, fa, che non fa sparate, che non dice cose. Tra le altre cose ti voglio dare un altro merito, Raffaele. Non ti dimentica. Possiamo dire Giordano? No, qualche giornale è fuori concorso. Però ricorderai una puntata in cui ti collegasti con il procuratore amico di Sarri e dissi alcune cose sul mercato. Cose che ebbero un certo, no, clamore, ma colpirono chi seguì. Questo fu uno scoop tuo, un lavoro tuo. Oggi il presidente De Laurentiis, che ha parlato di mercato e come Sarri si è comportato sul mercato, ha sottolineato le stesse cose che per prima in questa trasmissione è stato detto. Cioè Sarri non ha messo becco sul mercato nell'individuazione dei nomi. Ha detto sì, questo può andare, non può andare, ma richieste precise non ce ne sta. Questo è un ulteriore merito per uno che fa l'allenatore, e chi meglio di Lo Monaco può dirlo. Cioè uno che ha preso questa squadra, ha rivalutato gente e ha fritto i pesci con quello che gli hanno proposto. Cioè, io poi sono del parere che la parola allenatore significa capacità allenare, di guidare la squadra in campo. L'allenatore deve allenare la squadra e la squadra la fa chi è preposto a farla. Io non vorrei dimenticare tra i meriti, se mi permettete, di questo abbrivio di Napoli, perché stiamo facendo un po' l'elogio meritato di questa squadra, vanno a Cristiano Giuntoli. Bernardo, Cristiano Giuntoli è arrivato qui in silenzio, non è stato neanche presentato, caso mai avvenuto. Lui, il direttore sportivo del Napoli, non è stato presentato alla stampa. Ha lavorato, lavora in maniera seria, ma non soltanto sul mercato. L'importanza di Giuntoli si è vista nello spogliatoio, nel gruppo. Io non so se tu lo conosca bene. Non lo conosco personalmente. Però ha stupito un po' tutti, perché è uno pratico, concreto, e a volte serve, perché il calcio, Pietro, e lo chiedo anche a Sebino, è fatto dai fetenti, diciamoci la verità. Raffaele, se cioè, tu ricordi, nel senso tecnico del termine, chi ha carattere nel calcio può arrivare a un risultato. No, una figura che magari mancava anche a Napoli. C'era, ma non era quella. No, il genere di personaggio che all'interno di uno spogliatoio forse oggi ha la possibilità di incidere in maniera pesante. Stavi aggiungendo, Pietro? Dicevo, non dimentichiamo che lui ha portato il Carpi dalla C2 alla Serie A. Quando si vince non è mai facile vincere, e quindi ha costruito lui le squadre. Evidentemente ha sicuramente delle qualità, come ebbi a dire l'altra settimana, evidentemente per come è abituato ha bisogno di spazio, ha bisogno che gli si dia la fiducia e per poter operare. Quindi mi auguro che De Laurentiis capisca questo e gliela dia, perché poi dopo diventa difficile per un dirigente incidere senza avere la figura la fiducia della proprietà, quindi diventa un secondo problema. Secondo te, Raffaele, la scelta di De Laurentiis, che non so se è legata a Sarri, non lo so. Valdifiori? Stai parlando di Valdifiori? No, sto parlando, cioè, la riflessione che può aver fatto il presidente nel contrattizzare un direttore sportivo di questo tipo qui. Cioè, io ho avuto Bigon per tanti anni, Bigon con me ha fatto quello che io volevo facesse, io ho bisogno di un altro Bigon, con Bigon è finito, ho bisogno di una figura non invadente e tutto quanto. Oppure ha detto, questo è bravissimo, me l'hanno consigliato, lo incontro, vediamo, perché io dubito che lui abbia fatto un'operazione di mercato quest'estate, Giuntoli. Faccio fatica a pensare a una cosa del genere, che abbia scelto lui un solo giocatore di quelli che sono stati acquistati al Napoli, non penso. Beh, insomma, Kirikesh è qualcosa che riguarda Giuntoli. Ti dico per certo, è così, lo ha portato Kirikesh lui. Può essere. Però, comunque, devi sapere che De Laurentiis, prima di prendere un allenatore, un calciatore, un direttore sportivo, che fa? Fa i casting. Sì, lui incontra 10 persone che gli segnalano quella che gli sembra più idonea al ruolo. Va perché bene il casting, ma poi dopo il prescelto deve avere anche la possibilità di manovrare e di fare il suo mestiere, e io non lo so fino a che punto a Napoli questo possa vedremo certo. Ci sarà tempo per verificare. Ma siccome della Renzi è una persona intelligente, bravissima, esatto, si accorgerà delle qualità ulteriormente di questo ragazzo e secondo me gli concederà quello che merita. Credo proprio di sì. A proposito di De Laurentiis, l'ultimo argomento della serata l'abbiamo lasciato proprio in coda, è quello legato all'annosa vicenda dello stadio San Paolo. Eccolo qui, ai ferri corti De Laurentiis e De Magistris. Ormai si parlano attraverso la stampa, si lanciano, noi le chiamiamo le zeppate a Napoli, no?
ma sono dei ceffoni violentissimi. Cioè se stanno a litiga due, che poi sostanzialmente uno vorrebbe fare, un altro ha straragione da vendere come il presidente, mentre invece mi pare tanto i promessi sposi, cioè dove ci sono gente che boicotta per motivi classici di partito. La verità è proprio questa. E quindi è una situazione che è veramente scandalosa. Io non devo insegnare niente ai colleghi giornalisti che lavorano a Napoli, ma soprattutto dei giornali generalisti. Però io, se fossi un direttore di un giornale generalista, non devo, ripeto, insegnare niente, soprattutto a chi c'è qui a Napoli, che conosco benissimo, per esempio il direttore Martino Barbano, che voglio salutare e abbraccio simbolicamente. Però se fossi un direttore, farei un tutto il calcio, un tutto consiglio comunale, minuto per minuto, quando all'ordine del giorno c'è la questione stadio. Perché i napoletani, fino all'ultimo sulla montagna di Panecuocolo o al mare o dove stanno, devono sapere chi sono i consiglieri comunali e gli assessori, cosa dicono, cosa fanno e come votano. Perché questa tarantella, chi dice che De Magistris vuole fare lo stadio, ha dato l'accordo, De Magistris da solo non può farlo. Questi assemblaggi politici si potevano fare 20 anni fa con altre situazioni, il sindaco aveva una maggioranza, i consiglieri votavano in una certa maniera. Ora che sono tutti contro tutti, non solo a Napoli e ovunque, e questa gente non ha la vergogna di passarsi la mano sulla coscienza per uno stadio che non è uno stadio, è un catino, piove acqua dappertutto. Ma non si prendono vergogna quando vengono le squadre internazionali, quello che proponiamo. Allora, in una situazione del genere bisogna fare così. Tra l'altro, prima della trasmissione, il dottor Lomono, che sicuramente poi dopo non mi saluterà per un mese, mi ha raccontato un aneddoto, ha detto non dire niente in trasmissione perché non racconti. Vedi, mai parlare invece con i giornalisti. Perché è una situazione molto simile alla nostra e finalmente si fa capire come sta gente devono essere stanati, perché non se ne può più. A questo punto ti ha chiamato in causa, Pietro. No, io sulla vicenda... Penso di poter dire sicuramente un'opinione. Io ho costruito a Catania un centro sportivo ben 60 milioni di euro, penso che sia uno dei più belli d'Europa, e per arrivare ad avere i permessi si è dovuto fare tutta una serie di situazioni particolari. Ora dico, è una vicenda che potrebbero evitare innanzitutto tutti e due di punzecchiarsi in maniera così puerile sui giornali. Al sindaco di Napoli io direi, evidentemente lui dovrebbe fare sapere alla cittadinanza che quando un imprenditore come De Laurentiis decide di ristrutturare il San Paolo e si parla di un'opera da, se non sbaglio, intorno ai 100 milioni di euro, ci sono degli oneri urbanistici che vanno nelle tasche del comune, quindi non esiste comune che può permettersi così impunemente di tralasciare determinate cose. Al sindaco gli dico anche che ristrutturare il San Paolo significa posti di lavoro in più, significa avere uno stadio all'altezza della situazione a livello europeo, significa di avere un bigliettino da visita. Non è una questione del sindaco, sono della gente che nasce. Allora tu hai detto, se ne vanno. Hai detto una cosa bellissima. Perché se lo fa De Magistris, io non so, c'è manca che partita De Magistris, non lo voglio sapere, lo so. Se lo fa De Magistris, ma dopo succede che... Però vorrei, su questo discorso, e poi ti lascio parlare, però... E uno che è andato via e che ha fatto mancare il numero legale è stato proprio il sindaco. Quindi, sì, sono d'accordo, lui ma è una questione dalla politica. Parte del torto quando commette questa ingenuità. 100 Pietro. Milioni di euro sono un potere e fanno gola a tutti. Quindi la politica ci entra dentro. Io suggerirei una cosa. All'ordine del giorno, al bilancio, la ristrutturazione del San Paolo, apertura al pubblico. Perché i bilanci, ripeto, quando si fanno i consigli comunali, l'entrata è libera. Possono andare tutti i tifosi. Minuto per minuto. E poi si giornale, vede per radio, chi vota, chi non vota, chi boicotta, chi è d'accordo, chi dice chi di no. Ha delle idee strane in testa, perché ripeto, la ristrutturazione del San Paolo sarebbe veramente una svolta importante in una città che ritengo ne abbia bisogno, sia come posti di lavoro, sia come bigliettino da visita, sia come miglioramento di quella zona in sé. Secondo me, è da stupidi da parte dell'amministrazione perdere un'occasione del genere, soprattutto alla luce di quello che ha dichiarato De Laurentiis, la sua volontà ferma, decisa di ristrutturare San Paolo, e cosa ancora più rimarchevole, leggevo oggi, la voglia di creare un grande centro sportivo, magari in provincia, per il settore giovanile. Queste sono cose che gli suggerirei all'amico Aurelio, una zona a Torre Annunziata di migliaia e migliaia di ettari di una vecchia fabbrica dismessa che è proprietà della regione,
dove l'Asi potrebbe veramente... E chissà che non abbia individuato proprio quel terreno, perché ha parlato di Torre Annunziata. Guarda, io ci passavo oggi, me l'hanno fatto vedere, ho detto, la prima è cosa un'altra che ho pensato, zona che centro sportivo. È un'altra zona, è una Torre Centrale. Dove, a Torre Centrale, ma no, dove stava la vecchia fabbrica, dove invece sta più verso Novigliano, vicino alla chiesa, perché si è prevista anche la struttura per i ragazzi andare a vivere. E l'altra, un'altra zona, sta un convento... Ex... No, è proprio una vecchia fabbrica, esatto, grandissima, come... immensa. Vi abbiamo proposto Google Map con Gaetano Imparato. Volevi dirci, Marco? No, che oggi De Magistris sta replicando De Laurentiis, perché ieri De Laurentiis ha parlato di istituzioni interiste che si mettevano contro di lui e contro il Napoli. Allora, che cosa ha detto De Magistris? Non è più accettabile che questa polemica continui solo per passione, tra mille ostacoli e dovendo anche sopportare gli attacchi gratuiti del presidente, porterò a compimento questa vicenda dello stadio. Sono, dice De Magistris, tifoso del Napoli, ma non per affari o di interesse, così rilancia la palla nel campo di De Laurentiis, ma perché amo Napoli, i napoletani e la squadra azzurra. Benissimo, allora gli diceva a Magistris, muovi il sederino e vedi di dare la possibilità al Napoli di avere lo stadio ristrutturato. Anche perché deve essere lui il primo a fare un passo in questo versante. A proposito del comune di Napoli, delle cose di Napoli, rapido collegamento con il TG, Doralisa Barletta. Andiamo da Anna Di Chiara. Vogliamo svelare il nome del calciatore che la nostra Marta ha indicato come migliore in campo per Napoli-Fiorentina? Beh, Raffaele, sentiamo. Vediamo se i nostri telespettatori hanno indovinato. Gennaro dice che secondo lui Marta ha scritto Amsic, mentre Pasquale dice Marta per me ha scritto Allan. Poi c'è una telespettatrice, Maria Chiara, che dice ha scritto Insigne. Ancora c'è Stefano invece che dice per me ha scritto Higuain. E un ultimo, Michele, dice secondo me ha scritto Reina. Bene, allora io direi di far venire qui Marta. Non so se hanno indovinato perché ha scritto al contrario. Prego, sì, ho scritto al contrario, però c'è da dire che la prima persona, che è Gennaro, se non erro. Gennaro ha centrato. Ha indovinato Amsic, quindi applausi a Gennaro. Complimenti, ovviamente Anna Di Chiara prenderà i nominativi di queste due persone che andranno allo stadio con la nostra Pasqualina e con Marta, perché tu devi, finora sei andata allo stadio. Ah, certamente. Sempre andata allo stadio. Quante partite hai visto? Tantissime. Tantissime. E ti sei divertita? Molto. Il Napoli ha sempre vinto? Sì. Finché io sto qui, Napoli vince. Bene. Allora. Quindi... allora, finché Marta è qui, Napoli vince, per cui la lasciamo sempre qui tutta la settimana nello studio di Si Gonfia la Rete. Io direi di portare vicino a me anche Pasqualina Sanna, stoicamente. Lei faceva parte della filosofia gli stoici, perché questa sera, non ve ne accorgete, ma non sta benissimo. Quindi facciamole un applauso di incoraggiamento per questi istanti finali della trasmissione che sta volgendo al termine. Come al solito io ringrazio tutti i nostri amici telespettatori che ci hanno seguito, a quanto pare sempre numerosi. Anna, sono tanti quelli che ci scrivono, magari qualche messaggio la prossima volta lo leggeremo, giusto? Giusto, anche perché davvero ne sono tantissimi. Raffaele, li ringraziamo e tanti tanti complimenti per la trasmissione. Grazie a voi che ci seguite, cari amici. Grazie ad Anna Di Chiara. Lo studio di Focosi di Focus si completa con Marco Giordano. Domani è festa per te, Marco, è sabato. No, domani mattina, ricordiamolo, perché ci sei anche tu, cioè Si Gonfia la Rete su Radio CRC alle 12 puntuali, accompagneremo tutti verso Napoli-Fiorentina. Però Focus tornerà ovviamente lunedì a partire dalle ore 20, quando tratteremo lungamente di quello che è successo e sarà successo il giorno prima allo stadio San Paolo. Do la buonanotte e ringraziamento a Pietro Lo Monaco. Ci vediamo alla prossima, Pietro. Sebino Nela, buon rientro a Roma, alla prossima anche a te. Ringrazio Gaetano Imparato, perché voglio salutare per ultimo il nostro... Grazie a voi, un piacere. Il nostro Bernardo Brovarone. Ciao. Bernardo, mi raccomando, non soffrire troppo. Pensa a noi che ti vogliamo tanto bene. Però solo. E sappi che nonostante quello che accadrà domenica, sarai sempre dei nostri, va bene? Grazie. Grazie, grazie a Bernardo Brovarone. Voglio ringraziare anche gli ospiti, i nostri amici che sono presenti nello studio, soprattutto l'associazione degli ipovedenti che seguono sempre le partite del Napoli su Mediaset Premium. Grazie, grazie davvero di cuore di essere stati con noi questa sera. Ma io devo ringraziare, salutare le mie ancelle,
le mie protettrici, le mie bodyguard, che sono Marta, un applauso anche a Marta, e Pasqualina. Voi trascorrerete la domenica con i nostri amici allo stadio, chiaramente. Certo, abbiamo detto che andiamo. Si portano allo stadio e poi ci ritroveremo, come al solito, qua. Ogni venerdì. E perché? Perché senza di noi non si gonfia la rete.